Bene, oddio, piccolissimo. Ruberti? Senti? Omar, Presente, ci sei? presente. Lì ci sono, mi Ok. sentite? Ok. Sì, adesso sì. Non ti avevo né visto né sentito, ok. Bortolameotti? Presente. Iacoangeli? Iacoangeli assente? Sì, carico l'accendino, quelli di sopra. Fioratti? Presente. Ok. Zanlucchi? Presente. Presente, ok, sì, adesso sì. Lombardi presente, Di Leonardo, Vittoriano, Vulcano, Renzi, La Pegna, Presente. Zingaretti, Presente. Giovannini. Presente. Ok, allora qui però io ho soltanto l'appello della sesta commissione. Ok, è arrivato tutto. Adesso, per quanto riguarda invece la quinta commissione, Petito. C'è Petito? Presente. Ah, presente, ok. Di Leonardo già chiamato, Iaco Angeli, Moroni, Presente. Zanlucchi, Fioratti, Lombardi presente, Marchitti, Lazzarini, Boi, poi assente, Grammatico. Allora, io ho letto un messaggio di Matteo. Ci sei, È dato Matteo? buonasera, sì, era presente. Ok. La Pegna? Giusfredi? Presente. Benissimo. E la quarta commissione? Abbiamo Ruberti, Iaco Angeli, Bortolameotti, Fioratti, Zanlucchi, Marchitti, Vittoriano, Vulcano, Renzi, Grammatico, Zingaretti e Giovannini, quindi gli stessi già chiamati. Quindi tutti presenti. Allora, prima di lasciare la parola all'assessore, siamo qui per discutere delle modalità, quindi vediamo se ci sono proposte, ci auguriamo che ci siano proposte operative da parte della Commissione. Rispetto ai buoni spesa che sono stati stanziati in seguito ai finanziamenti della regione per il Covid, per l'emergenza Covid, che poi è stato il motivo per cui ci siamo riuniti il 1º aprile per la prima volta online con la Commissione Servizi Sociali, e sono rimasti circa 200.000 euro di buoni spesa e vorremmo darci delle modalità di utilizzo, ovviamente sempre con i principi che ci siamo dati la volta scorsa, cioè la velocità, perché è chiaro che le persone che ne hanno bisogno subito, e la modalità trasparente per poterle assegnare a chi effettivamente ne ha diritto e bisogno. Io ho detto questa proprio piccola introduzione, per il resto già sappiamo da dove derivano questi denari. Darei la parola, lascerò la parola all'assessore, che magari ci fa il punto della situazione di come sono stati fatti, come sono stati accordati i primi, che tipo di intervista è stata fatta alle persone, in modo che questo può essere un elemento per noi importante per capire il secondo giro come si potrebbe organizzare. Prego, Francesca. Buon pomeriggio a tutti, ben trovati. Allora, come diceva la Presidente di Commissione,
Abbiamo fatto già un primo passaggio collegiale rispetto alla Commissione Servizi Sociali quando il governo e la Regione ha stanziato appunto fondi per soddisfare i bisogni di prima necessità dei cittadini apriliani e abbiamo condiviso insieme come dire, le linee guida, i principi e anche le modalità di erogazione. E nonché anche il quanto erogare ai nuclei familiari. Questo, diciamo, il lavoro della Commissione è stato quindi utile, propedeutico e secondo me importantissimo, fondamentale per il lavoro che è stato svolto successivamente, in quanto a seguito quindi dell'apertura di questo forum online, che sicuramente è stato anche lo strumento più adatto per evitare come dire, l'uscita di casa dei cittadini, insomma. Se andiamo a ricordare quali erano i primi tempi della fase emergenziale e ripercorrendo in avanti tutto quello che è accaduto, possiamo affermare che il procedimento adottato è stato sicuramente vincente. Quindi abbiamo aperto questa possibilità di fare richiesta di buoni spesa e fino al 30 aprile, hanno presentato, giorno in cui poi abbiamo chiuso la possibilità quindi di fare domanda, abbiamo ricevuto circa 2.900 domande appunto di contributo. A queste domande ovviamente hanno fatto seguito quasi altrettante telefonate da parte delle assistenti sociali, dico altrettante perché in alcuni casi abbiamo trovato domande fatte più volte dallo stesso soggetto o anche dal nucleo familiare, insomma andando un pochino ad indagare, e in alcuni casi dalle interviste fatte si è riscontrata l'assenza del requisito per cui era possibile fare richiesta di buoni. In sostanza, alla fine di questo, abbiamo erogato buoni per 2.224, nuclei familiari. Un lavoro che, come dicevamo prima, è stato fatto in tempi veramente celeri, rapidi, perché a dimostrazione della bontà come dire, della modalità di lavoro scelta e adottata e grazie all'ausilio delle associazioni di protezione civile questi buoni sono stati, come dire, consegnati nelle mani delle famiglie che poi si sono rivolte ai supermercati per poter fare la spesa. I cittadini non sono stati mai comunque lasciati soli sin dall'inizio dell'emergenza Covid perché abbiamo attivato attraverso il COC le associazioni di protezione civile e Croce Rossa per l'erogazione di pacchi viveri sempre acquistati poi con fondi pubblici, lavoro che attualmente ancora svolgono, quindi c'è ancora questa possibilità di sostegno alle famiglie. E ad oggi quindi dei circa 900.000 euro tra sostanze regionali e sostanze governative sono rimasti 200.000 euro circa, insomma, che ad oggi, quindi a seguito dell'apertura, insomma, di questa fase, no, così più possibilistica, dobbiamo capire verso quale nucleo verso quale come dire, cittadino o nucleo o come dire, nuclei familiari è più come dire, rispondente proseguire con una seconda erogazione, quindi con una tantum rispetto alle somme disponibili. Ovviamente per poter arrivare a questa commissione è stato importante anche un lavoro di come dire, di ricerca all'indietro, quindi di riesame un po' delle domande diciamo, dei questionari che hanno compilato le assistenti sociali, proprio perché così, in questo modo, la dottoressa Santa Barbara, cui passerò dopo la parola, potrà spiegarci un pochino il profilo delle persone che hanno fatto noi richiesta di buoni spesa. Dunque, io penso che le possibilità, insomma, di erogazione, di una seconda erogazione possono essere sicuramente legate a nuclei familiari con minori.
Insomma, tra le ipotesi c'era anche la possibilità di pensare agli over 65 piuttosto che altre situazioni di fragilità, ma credo che sia, come dire, il caso per poter poi attivare una discussione, appunto far raccontare un pochino alla dottoressa Santa Barbara questo dato. Io sono dell'avviso che ovviamente dovremmo lavorare sui nuclei che hanno presentato la domanda, quindi su questi nuclei che già hanno formalizzato una loro prima richiesta e che quindi già conosciamo per, quindi, proprio per le informazioni che abbiamo raccolto. Quindi con questo secondo passaggio sicuramente potremo andare a dare appunto un ulteriore aiuto a chi ha bisogno. Quindi sarà importante, scelto il criterio, comunque ripercorrere, rifare telefonate, perché dovremo richiamare tutti questi nuclei familiari, perché per capire anche se è cambiata la loro condizione a seguito appunto delle riaperture, della fase 2, quindi del momento che stiamo vivendo. E quindi insomma ci sarà allo stesso modo un altro lavoro altrettanto importante e come dire fitto da dover fare. Io chiedo un momento alla dottoressa Santa Barbara di, come dire, di esporre questi dati e poi torniamo per la trattazione, insomma, per la discussione. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, come diceva l'assessore Barbalisce, noi abbiamo ricevuto 2.895 domande di buoni spesa e le abbiamo, diciamo, messo in campo una forza lavoro imponente perché, insomma, avevamo ogni giorno 10-11 persone che contattavano tramite telefonata gli utenti che avevano fatto richiesta. E veniva fatta, diciamo, una valutazione sociale in base a quei requisiti che erano stati stabiliti per poter ottenere il buono spesa, principalmente quindi il requisito di aver perso una fonte reddituale importante a causa dell'emergenza coronavirus. E quindi era questo, diciamo, che nell'intento anche dell'erogazione dei contributi si doveva andare a verificare e a sostenere. Quindi venivano fatte ovviamente delle domande in base anche all'autocertificazione che le persone nel momento in cui veniva compilato questo form online effettuavano, quindi autocertificavano la residenza o meno e il bisogno derivato dall'emergenza coronavirus, il nucleo familiare e se erano percettori o meno di altre forme di sostegno pubblico. E nel corso, insomma, delle valutazioni, quello che è venuto fuori è che anche persone che magari erano percettrici di reddito di cittadinanza, magari questo reddito di cittadinanza aveva un importo piuttosto basso per tanti motivi, che collimato con l'emergenza li poneva in una situazione di fragilità. Quindi, insomma, sono stati anche allargati un po' i criteri di erogazione per cercare di arrivare veramente a soddisfare il bisogno reale. E alla fine sono stati giudicati positivi, quindi ammissibili rispetto al buono spesa, 2.224 nuclei familiari, 433 negativi per mancanza di requisiti, perché magari qualcuno ci ha anche detto che aveva fatto domanda perché visto che c'era ci ho provato. E quindi, insomma, rispetto alle valutazioni delle colleghe assistenti sociali, sono stati giudicati negativi. La differenza rispetto a questi due dati sta nelle domande ricevute in doppie o triple, sempre dalle stesse persone, da rinunce spontanee anche, perché a volte ci veniva detto che la loro situazione era cambiata e quindi preferivano lasciare questa opportunità a chi ne aveva effettivamente bisogno, o anche da irreperibilità, nonostante noi abbiamo cercato sia telefonicamente, a chi non ci rispondeva anche mandato email, non si sono resi reperibili per la valutazione. E quindi alla fine sono stati erogati 570 2.900 euro in buoni spesa, venivano poi a seguito della valutazione positiva, veniva
compilata un'autorizzazione con il nome della persona, insomma il supermercato scelto, che le associazioni di protezione civile portavano direttamente a domicilio. E successivamente le persone poi si recavano al supermercato prescelto, che riceveva una mail dal nostro servizio a conferma, insomma, di quanto scritto sull'autorizzazione, e quindi veniva emessa una card prepagata per poter effettuare la spesa. Rispetto al bisogno che è emerso, insomma, in tutto questo tempo, quello che veniva un po' fuori e che è stato oggetto di riflessione rispetto a questo quesito che portiamo anche qui oggi, è il fatto che forse una fragilità maggiore poteva emergere in quei nuclei familiari dove erano presenti figli minori e dove appunto c'era stata una riduzione di reddito legata a questa emergenza, perché magari si trattava di persone che lavoravano in maniera precaria o persone che lavoravano nel commercio o comunque in tutti quei lavori che erano stati sospesi a causa del lockdown. E quindi ovviamente alla fine ricevevamo soprattutto richieste magari per il latte o per i pannolini e quant'altro. Per questo, insomma, anche l'assessora Barbaliscia aveva portato questo come spunto di riflessione, cioè fare una seconda attribuzione tra quei nuclei che sono stati valutati idonei e che al loro interno presentano la presenza di figli minori. Quindi queste sono più o meno le cose che penso possano essere utili alla riflessione. Poi, nel caso aveste altre domande, sono ovviamente a disposizione. Vi faccio parlare con l'assessora Babbage. Grazie. Ah, scusami. Allora, se ci sono interventi, come al solito, prenotate sulla chat. Non so se Davide voleva parlare, visto che lui aveva un problema di tempo, se me lo scrive. Su questo no, grazie. Ok. Quindi nessuna. Quindi la vostra proposta è quella di rifare le telefonate. Noi, io avevo, questo volevo sapere rispetto al mio intervento di prima, nel quale ho detto: vediamo quali sono state le domande che sono state fatte. Noi non abbiamo ad oggi la possibilità di fare una scrematura prima di rifare tutte le telefonate? Già questa è una scrematura, perché comunque su 2.224 positivi ci sono 1.030 nuclei con minori, questo già l'abbiamo fatto. Ok, allora, riferisco ad alta voce al microfono, cioè sui 2.000 ce ne sono più di 1.000 di nuclei con minori, quindi qualora il principio adottato fosse quello delle famiglie con minori, avremmo già una piccola scrematura. Però ad esempio io mi pongo un altro interrogativo rispetto invece ai nuclei costituiti da una sola persona, in cui magari ci sono lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento, del tutto il settore culturale, che ad oggi è ancora fermo. Quello è un settore che non ha proprio ripreso le attività, quindi noi oggi non abbiamo la possibilità di sapere quanti di questo tipo di lavoratori abbiamo nei nostri Lo tra i nuclei specifico assistiti. no, nel senso che quello che veniva autocertificato era la perdita del lavoro, poi magari gli assistenti sociali nella loro scheda ce l'avranno anche scritto, però in questo momento non so quantificare, sinceramente. Allora, la risposta è che in questo momento no, non lo sa quantificare, ma potrebbe esserci nella scheda compilata Sì, dall'assistente quello che ho sociale. riferito, insomma, perché ovviamente si è trattato di una valutazione anche compatibile con i tempi celeri che ci sono stati dietro. Ok, io riferisco alla commissione Sì, perché non mi so se avvicino. sentono l'intervento, se si avvicina pure lo Sì. riferisco io. Quindi è stata fatta un'intervista per essere molto rapidi e quindi non è sicuro che sia stato detto qual è il tipo di lavoro che si era interrotto a causa dell'emergenza Covid. Quindi andrebbe verificato sui questionari e vedere se negli appunti delle assistenti sociali c'è il tipo di lavoro, perché adesso mi viene l'esempio Sì. più banale, quello fatto da insomma, che la parrucchiera che ha ripreso a lavorare probabilmente oggi non ha più questa necessità, mentre invece tra i lavoratori, quelli che ancora sono penalizzati da questa situazione,
potrebbero avere la necessità di avere un aiuto in più pur non avendo magari minori in famiglia. Quindi io metterei sul piatto della discussione anche questo tipo di valutazione. Questo dato possiamo rifare, cioè, una nuova verifica, insomma, dei dati in nostro possesso e capire se ci sono ancora situazioni di questo tipo. D'altra parte, quello che noi faremo sarà comunque di ricontattare questi nuclei per capire magari ci sono invece situazioni che si sono riprese, che ci possono dire loro stessi di non aver più Ok, bisogno. Quindi, il punto è capire se vale, se c'è da ricontattarli tutti o no, perché se noi ricontattiamo solo i nuclei con i bambini rischiamo di lasciare fuori alcune categorie che pur non avendo bambini non hanno ricominciato a lavorare. Questa è la mia preoccupazione che mi sento di portare al tavolo della discussione. Ci sono, allora ho la prenotazione di Vulcano per primo. no, Presidente, guarda che mi sono prenotato prima io. Ti sei prenotato, ma tu che mi sembra Calimero, perché io trovo il prenotato di Vulcano, poi di Ruberti, ma può darsi che forse stai indietro la chat, scusa Vincenzo. Ah, ok, sì, stava indietro il cursore della mia chat, perfetto. Allora, prima Giovannini, prego. Era uguale, proprio di come ero prenotato, Vabbè, siccome ero giusto. la rivista, può darsi che magari non compariva, dico allora forse c'è sta qualche cosa che non va. No, allora. Non c'eri, ma il cursore era spostato in basso. Ok, perfetto. Allora, buonasera a tutti, buonasera Presidente, saluto tutti quanti presenti lì in questa commissione lì, vari assistenti sociali, assessore e altri che non so chi c'è. Allora, ho ascoltato con attenzione. Però io è emersa una cosa che a me, almeno sono stato contattato da varie persone, un po' a città, no? Qualcuno mi ha detto, che cosa è successo? Che molte persone, per sbagli che hanno fatto, non sono riuscite a fare le domande, le hanno sbagliate, sono rimaste tagliate fuori e quindi non hanno avuto questo tipo di sostegno. Che dicono, ma come possiamo fare? Io ho fatto la domanda, nessuno mi ha contattato, poi in qualche caso l'ho risolto perché in effetti c'è stato qualche errore fare la domanda, però alcuni non hanno percepito nulla, nessun aiuto perché non sono stati capaci a fare le domande. Allora la mia riflessione è questa, è vero quello di ricontattare, potrebbe anche essere un metodo, ricontattare le varie famiglie, magari dandoci un metodo, non so dove ci sono i minori, non so, questo magari lo decidiamo. Poi secondo me c'è stato pure quest'altro tipo di problematica. Quindi chi non ha potuto accedere a questo tipo di sostegno perché ha sbagliato a fare le domande, non è stato capace, come possiamo far sì che queste vengano raggiunte e venga dato un sostegno anche a queste persone? Si può riaprire un discorso di fare le domande? Posso, non lo so, cioè quale tipo di procedura si può mettere in piedi per quelle persone che sono rimaste tagliate fuori? Sono quelle persone che fantasma che sono rimaste fuori, tagliate da questo sostegno, quindi non hanno potuto essere aiutate e si sono dovute far aiutare magari da qualche familiare perché purtroppo sono rimaste tagliate fuori per un loro errore, per incapacità, perché non tutti sono capaci poi a fare le cose. Grazie, per il momento mi fermo. Allora faccio rispondere subito. Diciamo che allora abbiamo Vediamo se sì. qua, vabbè, basta che sentite la voce. Ok. Proprio per ovviare a questa cosa, noi avevamo chiesto l'ausilio delle associazioni di protezione civile per poter aiutare le persone a fare la domanda. Era stato scritto, insomma, anche nell'avviso pubblico che potevano rivolgersi alle associazioni per essere aiutate in questo. Comunque sia, se ci sono persone che sono rimaste al momento fuori, possono ricontattare il servizio perché le associazioni di protezione civile hanno avuto anche dei contributi da parte del comune con questi fondi per poter erogare dei pacchi spesa e quindi nel caso possiamo ovviare in questo modo. Però scusa, però bisogna dare una procedura precisa, nel senso sapere qual è il numero da contattare, cioè in modo preciso, perché sennò altrimenti Ci questi. sono stati molti comunicati in questo senso, però se possono andare sul sito del comune, cioè il numero della protezione,
Possiamo comunque ripubblicare un ripubblicare un comunicato, questo comunicato non è. rispetto alle associazioni di protezione civile che fanno questo servizio, mettere i loro numeri. C'è il pronto intervento sociale che anche riceve queste richieste di aiuto. Vi assicuro che ne riceviamo molte, quindi la gente, cioè la gran parte, sa come fare, perché ne abbiamo ricevute molte anche per quanto riguarda i pacchi spesa richiesti, portati dalle associazioni. E ancora sta andando avanti questo processo. Mi permetto di rispondere a Giovannini, non so se mi senti, siamo Vieni sempre qua in alle mezzo, prime. Francesca. Sicuramente Vincenzo, il suggerimento anche di ripubblicizzarli, i numeri di telefono è insomma assolutamente, come dire, da percorrere perché come dire, ripubblicizzare questa possibilità è importante anche in questa fase. Okay? Come vi anticipavo all'inizio, il cittadino non è stato mai, come dire, spaesato, nel senso che ha avuto la possibilità di rivolgersi alle associazioni di protezione civile e Croce Rossa, nel mentre abbiamo erogato i buoni. Ora chiaramente ci troviamo in una fase totalmente diversa, sicuramente che sta faticando nella ripresa, ma che si vede insomma con delle piccole possibilità differenti. Sicuramente ricomunicare i numeri di telefono delle associazioni che sono comunque al fianco dell'amministrazione e dei cittadini per l'erogazione dei pacchi viveri lo facciamo. Io ascolto l'intervento Presidente, vivo per chiudere, perché io sono per dare priorità a queste persone che sono rimaste fuori, quindi se viene fuori un numero di persone che ovviamente trovano il modo per poter usufruire questo servizio, nel senso che riescono a mettersi in contatto con le varie associazioni, col metodo che diamo priorità a loro, perché queste persone sono rimaste fuori per un loro errore. Perché io guardo, ne ho sentite molte, eh. Ve lo dico, almeno a me mi è capitato, non so altri consiglieri, altri commissari, però a me mi è capitato in città, quindi io adesso riferirò a queste persone, ricontattate questo numero, andate lì e sicuramente saprete Anche il anche segretariato sociale. voi. Grazie. Ok, allora io poi ho la prenotazione di Vulcano e di Ruberti e poi mi compare un utente senza nome. Chi è che ha chiesto di intervenire dopo, in modo che me lo segno? Presidente, a me compare però. Chi è? Marco Moroni. Grazie. Moroni, ok, sei anonimo qui, non so perché. Va bene, allora la parola a Vulcano. Buonasera a tutti. Io volevo solo dei piccoli chiarimenti, insomma, nel senso che poi non ho sentito la discussione iniziale che andava via un po' l'audio, insomma, ma gli importi saranno, cioè c'è una base di partenza per suddividere gli importi, potranno essere più alti rispetto a prima? O ci teniamo sempre sulle 300-400 euro a secondo della composizione del nucleo familiare? Allora, io intervengo solo perché probabilmente non si è sentito la parte introduttiva. Stiamo parlando di 200.000 euro, quindi è chiaro che ragioniamo di dividere quei 200.000 euro per gli aventi diritto, dipende da quanti saranno. Se fossero i 2.000 del primo giro non arriveremmo neanche a 100 euro. Di fatto, è proprio un calcolo matematico. Poi sicuramente non saranno lo stesso numero, perché insomma qualcuno ha ricominciato a lavorare, qualcuno si inserirà perché, come segnalato da Giovannini, ci può essere chi non è stato in grado insomma di inserirsi, però stiamo ragionando comunque di dividere 200.000 euro. Quindi quello è l'importo e in base a quante persone ne avranno diritto verrà fuori l'importo singolo. Poi un'ultima cosa per chiarire, insomma, una volta contattata il nucleo familiare, ricompileranno nuovamente la domanda o andranno in automatico all'assegnazione della somma? Perché No, quello è allora importante, insomma. sì, Domenico, lo scopo di questa commissione è proprio quella di non rifare tutto l'iter, perché se noi dobbiamo rifare l'avviso pubblico, farli rispondere, rifare le interviste, eccetera, i tempi diventano lunghissimi. Invece noi ci siamo dati da subito, come primo obiettivo di arrivare il più tempestivamente possibile con gli aiuti. Quindi non devono rifare la domanda, è proprio per quello che poi l'assessora e anche la responsabile del servizio ci hanno illustrato come hanno operato. Quindi noi un primo passaggio di telefonate con una scrematura delle famiglie già ce lo abbiamo. Dalle 2.895 siamo arrivati a 2.200 domande che hanno avuto il primo giro di contributi.
Ora, se noi ci diamo un criterio per fare un'ulteriore scrematura, riusciamo anche a stabilire il quantum economico e per quello che io all'inizio facevo domande rispetto al questionario, era proprio per evitare di dover rifare tutti i passaggi da capo, per essere più immediati, più veloci possibile. Però Quindi noi oggi dovremmo decidere questo, dovremmo decidere se va bene non rifare tutto da capo, e secondo me insomma è una cosa giusta, proprio perché non ci saranno in ballo tantissimi soldi, stiamo parlando ormai di 200.000 euro che detti tutti insieme sono tantissimi, ma divisi per 2.000 persone diventano pochi, e quindi è il caso che troviamo un modo veloce e snello per poterli assegnare. Detto sì. anche che quelli sono vincolati comunque, come lo erano il 1° aprile quando ci siamo visti nell'altra commissione, ai beni di prima necessità, quindi non è che noi possiamo decidere di usarli per un'altra cosa. Questo pure teniamolo un attimo in considerazione. Condividevo Avevi infatti la altre tua domande, Domenico? una piccola puntualizzazione, condividevo infatti quello che hai detto tu all'inizio, perché però in questo caso andremo a fiducia, però perché noi contattiamo il nucleo familiare, quello dichiara che ne ha bisogno, però poi alla fine se è iniziato a lavorare non lo sapremo mai questo noi tecnicamente, se non ha necessità. Il dubbio nasce da questo, nasce a me, perché giustamente andiamo a fiducia, quello ci dice che non ha iniziato a lavorare, poi sarà la parrucchiera di turno che ha iniziato 15 giorni fa e non ha bisogno di questa somma di denaro che potrebbe essere elargita ai più Certo, io bisognosi. credo che se le assistenti sociali nella loro prima intervista sono riuscite a segnare almeno il tipo di lavoro che faceva la persona, noi già siamo in grado di farla un'altra scrematura all'origine, perché voglio dire, l'estetista ha ricominciato a lavorare, la parrucchiera ha ricominciato a lavorare, chi aveva il bar ha ricominciato a lavorare, quindi le altre categorie al netto di queste cose rimangono. Questo bisogna verificarlo dai moduli, o altrimenti bisogna rifare il passaggio a questo punto direttamente dalle 2.200 famiglie. Consideriamo che in tutto Francesca? questo dobbiamo tenere in considerazione che rispetto a tutto questo il primo lavoro fatto dalle assistenti sociali è stato fatto esclusivamente, cioè hanno lavorato esclusivamente per questa emergenza. In questa fase ovviamente il servizio, come tutti gli uffici, hanno ripreso a lavorare nell'ordinario, quindi dover rifare tutte le 2.200 telefonate diventerebbe insomma un ulteriore blocco insomma, all'attività ordinaria. Io credo che il criterio delle famiglie con minori sia buono, perché è sicuramente vero che molti mestieri hanno ripreso, no, la loro attività. Non è neanche, come dire, certo questo dato, quindi potremmo trovare nuclei familiari che effettivamente hanno ripreso a lavorare i cittadini e, come hanno autodichiarato in quella fase, lo faranno anche in questa. Quindi è chiaro che certificazioni, diciamo, della ripresa di Nell'emergenza lavoro. l'unico sistema è l'autocertificazione, perché se dovessimo fare un'istruttoria con tutti i crismi ci vogliono dei tempi molto lunghi. Certo. Immagino, grazie della risposta. No, ma non era rivolto a voi, se ben chiaro, il vostro lavoro è stato encomiabile, questo se è ben chiaro, è ovvio che... Grazie. Me lo prendo allora il complimento, grazie. A me non ho Per lavorato... spiegare, insomma, anche. Io credo che la preoccupazione di tutti sia di essere il più celeri possibili, e anche capisco l'intervento di Vulcano, anche equi, nel senso di evitare cioè il rischio di dare denaro a chi non ne ha più bisogno e magari lasciare fuori chi Questo potrebbe rischio averne. purtroppo è Il stato rischio anche in c'è, però noi passato. abbiamo anche detto, e a Campione ci saranno i Ci controlli saranno della dei Guardia di controlli, Finanza, per viene cui sempre detto a io penso che per tutti. prendere 100 euro rischiare poi dopo una sanzione, perché poi un'autocertificazione fraudolenta comunque è un reato. Andare a rischiare una cosa del genere per un buono da 100 euro credo che veramente sarebbe una cosa poco Giusto. intelligente da parte di chiunque. Alessandro, è giusto quello che dici, però in questo caso non sussisterebbe perché se d'ufficio cioè noi come amministrazione glielo concediamo, alla fine non è che commette il danno chi lo riceve, perché non fa istanza Non vi tecnicamente. trasmetto, No, aspetta, vengono ricontattate le persone. allora, forse non è chiaro la proposta qual è. La proposta è comunque di rifare il giro delle telefonate per verificare, però non rifarle tutte e 2.200, ma fare soltanto quelle dei nuclei familiari con questi criteri che ci stiamo dando, cioè quelli che hanno i minori, oppure i nuclei con delle persone
Gli over 65 io non lo so, erano già esclusi quelli con pensione, Noi infatti suppongo. l'avevamo escluso come criterio perché di fatto, insomma, queste persone nella maggioranza dei casi percepiscono una pensione, quindi, e si tratta magari di situazioni, se si tratta di situazioni fragili, sono situazioni che sono antecedenti all'emergenza Covid e che vanno prese in carico come servizi sociali in un altro modo. Diciamo, stiamo Ok. parlando di questo intervento qui, che era strettamente legato a una perdita di capacità reddituale dovuta all'emergenza e al lockdown. Quindi questo è di fatto. Grazie allora, grazie della Allora, puntualizzazione. grazie. Prossimo intervento è Ruberti. Presidente, io in realtà volevo chiedere all'ufficio alcuni dati che reputo necessari per poter provare ad articolare una posizione sui criteri, perché mi è chiaro che tali finanziamenti sono bloccati e non possono essere vincolati e non possono essere utilizzati per altre cose. Mi è chiaro anche che gli uffici non hanno fatto una vera e propria istruttoria, perché proprio sul decreto del governo veniva prevista, diciamo, una autodichiarazione che giuridicamente copriva l'operato degli uffici, sui quali poi avevamo già espresso in passato la necessità di fare con le forze dell'ordine dei controlli. Quello che vorrei, quindi, è chiaro che noi oggi non possiamo riaprire i beneficiari di questo intervento, ma siamo cristallizzati su quelli che hanno presentato una domanda e hanno ottenuto una risposta positiva. Quindi la nostra base di riferimento è composta dai 2.224 nuclei. Diversamente si tratterebbe di rifare un nuovo bando, sempre, diciamo, con i criteri individuati dal governo e dalla regione, ma questo porterebbe, diciamo, un nuovo lavoro pari circa a quello che è già stato fatto dagli uffici. Quindi mi pare di condividere la preoccupazione sia per i tempi che per l'impossibilità strutturale a ripetere questo lavoro. Quindi viene da sé di conseguenza che la nostra base di partenza di futuri beneficiari per questo secondo intervento è composta dai 2.224 nuclei che hanno ottenuto una risposta favorevole. Questa cosa sono coloro i quali hanno presentato una domanda e possono fare un'istanza di revisione rispetto alla valutazione fatta. Adesso però, per restringere ulteriormente il campo su questa base di 2.224 nuclei, volevo capire quali sono i dati in possesso dell'ufficio, perché è necessario conoscere alcuni elementi in più. Mi spiego meglio. Noi sappiamo quanti sono i nuclei che hanno più da tre o più figli minori all'interno di questi 224. Sappiamo quanti sono i nuclei che presentano al loro interno una persona disabile, tanto per dare due dati. Quelli sul lavoro sono un po' più complessi e potrebbero richiedere qualche approfondimento ulteriore, però proviamo a capire quali sono i nuclei che hanno alcune caratteristiche base che possiamo estrarre dai dati in nostro possesso. Quindi, prima di concludere il mio intervento, vorrei, se è possibile, avere qualche dato in tale direzione. Allora, intanto insomma, la ringrazio per la premessa perché mi trova ovviamente completamente d'accordo. Rispetto ai dati che lei sta chiedendo, attualmente non ho questa disponibilità perché ho chiesto alle mie assistenti sociali nei giorni scorsi di farmi intanto sono dovute andarsi a riaprire 2.300 schede. Per farmi sapere che insomma i nuclei in cui c'era la presenza di minori sono 1.030, questo dato glielo posso dare. E è possibile anche sapere quanti sono quelli con tre figli minori e più, e anche se c'è la presenza di un disabile, andando a rifare
lo stesso lavoro di verifica, perché nella scheda di autocertificazione con la quale veniva presentata la domanda online, questi dati non c'erano, quindi gli assistenti poi si facevano la loro scheda e la loro cartella. E ovviamente, non essendoci un file Excel o una cosa del genere, non viene un dato immediato, no? Dobbiamo rifarlo. Se è necessario, lo possiamo fare con i tempi, insomma, necessari per questa verifica. E mi sento però di dire anche questo, che indipendentemente, questo è il mio pensiero, indipendentemente dal numero dei minori, comunque se stiamo parlando di nuclei fragili, noi andremo a rifare una telefonata chiedendo se la situazione emergenziale è tuttora in corso, chiedendo anche lì una sorta di autocertificazione alla persona, anche se solo telefonica, nel momento in cui c'è un minore comunque che ha bisogno di alcune dei beni di prima necessità, ora indipendentemente dal numero, ci sembrava inopportuno escluderli a priori perché insomma, le situazioni sono diverse per nucleo. Quindi dobbiamo trovare un criterio, sicuramente non sarà l'ottimale, dobbiamo trovare quello che nei limiti di questo importo che ci è avanzato possa essere il più equo possibile, non il migliore in assoluto. Questo è il mio parere. Poi rispetto ai dati mi dispiace, al momento quegli altri non sono in grado di fornirglieli, abbiamo bisogno di un po' di tempo. Allora, la Pronto? parola Puoi dare? a Moroni. Alessandra, Ah, non hai Alessandra, finito, scusa. Omar, scusa. No, l'avevo premesso prima, vorrei Sì. completare. Allora, grazie. Io penso che è davvero complicato stabilire un criterio senza avere dei dati. E al di là del caso specifico, mi dispiace che non ci siano dei processi informatizzati, perché se ogni volta bisogna riaprire le pratiche, insomma, vale per i servizi sociali, ma vale anche per altri servizi, o meglio, la cartella sociale ormai quasi tutti i comuni ce l'hanno digitalizzata e serve per avere dei dati, diciamo, a portata di mano e per fare alcune estrazioni. Io immagino che su questi 2200 nuclei una parte già in carico del servizio, e questo potrebbe essere un ulteriore dato, perché se sono a carico del servizio significa che è in nostro possesso già l'ISEE dell'anno in corso, e potrebbe così avere altri dati. È davvero complicato provare a tirare un criterio, anche perché avere dei dati significherebbe fare una scelta, come potrebbe essere, per esempio, utilizzare questi 200 e rotti mila euro residui di questo intervento in una modalità, come dire, spalmata, senza fare grosse differenze, se poi sulla programmazione comunale sono disponibili altre risorse per intervenire su alcuni casi più specifici. Così, senza dati, diventa veramente complicato fare una programmazione. Io, tracciando delle linee molto generali che sono tranchant, perché purtroppo senza avere, diciamo, l'appoggio di dati, qualsiasi decisione potrebbe essere smentita il minuto successivo. Mi sento di dire che, al di là del dato del nucleo che contiene dei minori, mi sembra necessario sostenere un criterio diverso, quello delle famiglie numerose, cioè quello con famiglie che hanno un numero di minori pari o maggiore di 3. Tanto per stringere ulteriormente il dato. Sono tutte le famiglie rom, diciamo, dai 10 No. su 5 hanno avuto dei E questo per dirne una, perché così si dà una risposta chiara e si dice che dopo aver dato un primo intervento a tutti quelli che hanno fatto richiesta, con ulteriori fondi si è deciso di intervenire per sostenere le famiglie numerose. Quindi si dà una risposta con un preciso target, in modo tale che l'intervento possa essere percepito almeno da una categoria. Oppure, se decidiamo di farlo per altri casi di fragilità, come potrebbe essere la di disabilità, ma sono d'accordo sul fatto che non è l'unico criterio, va bene, lo facciamo. Certo è che se prendiamo altri parametri,
che vogliamo misurare per stabilire una situazione di fragilità, ad oggi noi come possiamo esprimerci, visto che non abbiamo ulteriori dati? Ed è chiaro che se dobbiamo rifare tutte queste 224, 2200 interviste per capire qual è il criterio predominante, come dire, noi oggi su che cosa ci esprimiamo? Quindi io, insomma, questa è la mia riflessione. Quello che chiedo però è quello di intervenire scegliendo una modalità di intervento significativa, almeno per una categoria, perché è impossibile che con questi 200.000 euro, come diceva il Presidente della Commissione, noi possiamo essere significativi se spalmiamo l'intervento su tutti, perché è chiaro che i soldi sembrano tanti, ma poi diviso per le utenze, insomma, viene veramente poca cosa. Quindi per il momento ho concluso questo intervento. Grazie. Allora, prima di dare la parola al consigliere Moroni, c'era l'assessora che voleva fare un breve commento. Sì, volevo portare questa mia riflessione. Dunque, secondo me, poter lavorare su nuclei con minori senza fare distinzione tra della numerosità del minore presente nel nucleo familiare, comunque ci permette di ricontattare queste famiglie e laddove ci fosse la necessità di una presa in carico, quello potrebbe essere il momento, come dire, utile e opportuno per fare un approfondimento che al momento è già più possibile, perché le telefonate che abbiamo fatto come dire, nella tornata precedente non ci ha permesso di fare una visita domiciliare piuttosto che un colloquio di persona. Quindi poter scegliere questo target che sicuramente può esprimere la sua fragilità. Avrà la sua efficacia nell'intervento eventualmente da fare successivo. Ribadiamo il fatto che la possibilità di aiuto alimentare passa anche per il tramite delle associazioni di protezione civili. Quindi il mio timore è che restringendo di così tanto il campo, cioè andando su nuclei familiari di tre e più figli, intanto ci chiederebbero perché non due o più figli. Uno con la Insomma, mamma single. esatto, io ho anche pensato, effettivamente me lo ricorda la Presidente, che potrebbero esserci molte ragazze madri che stanno ancora più, come dire, in condizioni di difficoltà anche con un figlio soltanto. Quindi io direi di non precluderci questa possibilità di lavorare sulle famiglie con minori, che è comunque un grande bacino di utenza. Magari da molti apprenderemo che hanno risolto la loro situazione e questo sarà per noi un motivo, come dire, anche di sospiro di sollievo, perché di più persone sapremo qual è l'andamento che hanno ripreso dopo l'apertura dal lockdown, e quindi secondo me potrebbe anche verificarsi un ulteriore avanzo di questi fondi. Io non sono dell'idea, insomma, di restringere di molto il campo, sinceramente, consapevole del fatto che gli assistenti dovranno fare comunque più telefonate di quelle che si prospetterebbero restringendo il campo a tre più figli. No, ma io non ho detto questo, però Francesca, scusami, non ho detto questo. Io ho detto che se noi dobbiamo trovare dei criteri che va bene anche, io ne ho detto uno su altri, cioè il criterio della famiglia numerosa è uno, quello delle ragazze madre che io non ho citato è un altro criterio che io condivido, cioè quello che non è chiaro però. Quali sono le priorità che noi stabiliamo su Parliamo di questi questo. Posso consigliere? interventi? E poi scusi un attimo, Ah, scusi. attenzione però, perché se noi adesso ricominciamo, cioè trasformiamo queste indagini telefoniche in visite domiciliari che si trasformano in, come dire, in indagini sociali vere e proprie, creiamo una disparità rispetto alla prima tornata per le quali noi abbiamo accettato delle autodichiarazioni. Quindi su questo credo che sul procedimento bisogna individuare una modalità ugualmente o lampante, desumibile da lo stato anagrafico e altri criteri oggettivi, oppure se facciamo
delle visite domiciliari potremmo avere una disparità di trattamento su la prima erogazione e la seconda. Posso? No, quello che diceva l'assessora, penso di interpretare correttamente il suo pensiero, era nel caso dovessero emergere situazioni da questa, insomma, da questo avvenimento, dovessero emergere situazioni di fragilità che meritano una presa in carico del servizio sociale, a seguire si farà quello. No? Non stiamo parlando nello specifico di questa seconda erogazione. Le volevo poi chiedere rispetto ai dati per poter stabilire i criteri, cioè vorrei capire in che modo sapere quanti nuli hanno due figli, quanti tre figli e quanti cinque possa essere importante per stabilire un criterio. Sono invece più d'accordo su quel discorso che lei faceva delle priorità, cioè ci si dà una priorità e poi si va a cercare il numero. Cioè noi avevamo un'idea come servizio che era quella delle famiglie con minori e abbiamo cercato il numero. Qui stiamo adesso per cercare delle altre priorità, se vengono da voi, ovviamente è questo il motivo per cui siamo qui e nel caso ci attiveremo su quei numeri, anche rispetto alla quota che è avanzata. E quindi mi chiedevo come potesse incidere il dato quantitativo su una scelta di priorità che invece, secondo me, va a incidere più su un dato qualitativo, cioè su che tipo di fragilità noi vogliamo dare una priorità rispetto ad altre, perché stiamo parlando di tutte situazioni meritevoli, però dobbiamo scegliere una priorità perché non abbiamo la possibilità di arrivare a tutti con questa seconda erogazione. Questo, insomma, volevo dire. Grazie comunque. Consigliere Moroni. Sì, grazie Presidente. Buonasera all'assessore, al responsabile dei servizi sociali e ai colleghi. Io per fare un intervento, come dire, di carattere politico, voglio però portarvi la testimonianza. Scusa Marco, dovresti avvicinarti al microfono o alzare il volume perché si sente malissimo. Dicevo, prima di fare un intervento di carattere, mi senti? Sì, adesso è meglio. Intervento di carattere politico, volevo portare, come dire, la testimonianza un po' a tutti i colleghi, l'assessore e la responsabile dei servizi sociali, che ovviamente abbiamo operato dall'inizio dell'emergenza, però in qualità di responsabile del volontariato di aprile, insieme al Comitato Operativo di Protezione Civile, consentitemi pubblicamente di ringraziare tutte le quattro associazioni di protezione civile che non si sono risparmiate un minuto sin dall'inizio dell'emergenza. E questo in collaborazione anche con il personale dei servizi sociali. Oltre all'intervento di consegna dei pacchi alimentari ai quali faceva riferimento l'assessore, i volontari sono stati impegnati nel trasporto di farmaci per i malati di Covid, nell'assistenza ai soggetti deboli, nel servizio taxi per coloro i quali erano soggetti comunque a terapie urgenti, mi riferisco a chemioterapie ed altri tipi di terapie che durante il periodo di lockdown non potevano spostarsi autonomamente, nel montaggio delle tende triage presso i pronti soccorsi per gli eventi di tutto Lazio e in tanti altri tipi di intervento. Non in ultimo, anche in quello di assistenza ai nostri amici animali, e ne sa qualcosa l'assessore, che si era posto pure il problema di trovare il cibo per i nostri amici animali, previsto i cani e gatti, in particolar modo quello Detto questo, l'intervento in essere comunque praticamente prosegue con quella che è la forma dell'assistenza del pacco alimentare, che dà un'autonomia di circa 7-10 giorni a seconda del livello familiare, e anche con dei piccoli contributi sempre autorizzati dai servizi sociali, le associazioni possono erogare per venire incontro al pagamento delle utenze e quindi delle bollette. Scusa, dovresti ripetere perché non si è sentito. Sentiamo tutto passato, non si riesce a capire bene. Dicevo, oltre all'intervento ai quali faceva riferimento l'assessore, sono stati posti in essere tutta una serie di interventi da parte delle quattro associazioni. Ma questo sì, questa parte l'abbiamo sentita, è la parte finale, cioè La si è ovattata la tua parte voce, non si è capito. finale è costituita dal fatto che le associazioni hanno contribuito anche con dei contributi proprio economici alle persone in difficoltà, sempre previa autorizzazione dei servizi sociali. E in parallelo al discorso e alla consegna dei buone spesa,
sono stati distribuiti circa 1.200 pacchi alimentari, con un'autonomia di 7-10 giorni, cioè a dire, a seconda del nucleo familiare e delle, come dire, caratteristiche, potevano avere i soggetti questo tipo di autonomia. Quello che abbiamo riscontrato sul territorio, però, è che, e questo faceva riferimento anche il collega Riccardo. Giustamente i servizi sociali hanno preso per buono l'autodichiarazione fatta all'atto dell'invio della domanda telematica. Ma noi abbiamo riscontrato, specie in zone periferiche della città, che i nuclei familiari beneficiari di buoni spesa avevano delle case che definire ville è poco. Ora, siano esse abusive, non abusive, legittimate, non legittimate, però chiaramente questo non consentiva un'indagine, come dire, approfondita della situazione, però abbiamo trovato tante di queste situazioni, specie in situazioni di non, cittadini non italiani, tanto per essere molto chiari, dove francamente non credo che avevano bisogno dei 300-400, ma questa non è una critica, questo è uno stimolo per cercare in questo secondo step di evitare di fare gli errori che in una fase di emergenza ci stanno, non so se è chiaro il concetto. Vie dove persone non erano censite perché non esistono numeri civici, cioè prendiamo questo quanto è accaduto anche come esempio per il futuro, per evitare di fare gli stessi errori, magari con un censimento o qualcosa. Per quanto riguarda il criterio, è difficile oggi stabilire un criterio. Io sono d'accordo con quello ipotizzato dai servizi sociali, e cioè di prendere quelle famiglie che hanno quantomeno un minore, come dire, segnalato, perché riaprire l'avviso pubblico significa avere quattro spiccioli a disposizione, le utenze sarebbero notevoli. E concludo con un intervento rispondendo al collega commissario Giovannini. Siccome queste somme sono state erogate attraverso un avviso pubblico, non è possibile, come dire, ripescare gli esclusi, perché significherebbe riaprire l'avviso pubblico. Grazie. Allora, leggo un commento di Giovannini che chiede di nuovo rispetto a chi non ha fatto la richiesta. In parte ha risposto anche Moroni adesso nella chiusura. Non è possibile riaprire il bando, però quello che ha già detto l'assessore è che è possibile invece per queste famiglie, se si rendono note ai servizi sociali, poter avere il pacco alimentare tramite le associazioni di protezione civile, quindi con l'altro canale, perché se vi ricordate noi una parte del denaro l'avevamo lasciato proprio per queste situazioni diverse, insomma, che rimanevano un po' fuori dalle domande. Quindi Quindi la parte di denaro non si può dare alle associazioni, cioè, che fanno la stessa procedura? le Questi associazioni 200 hanno mila già un accordo in questo senso, quindi queste persone che tu conosci, Vincenzo, le dovresti io conosco alcuni, ma ci indirizzare sono sempre presso anche altri. i servizi sociali, ma non a riaprire il bando, perché non è possibile. Capito, poi io Ti dicevo. chiedono direttamente il pacco alimentare. Però io dicevo di questi 200. Scusa se mi inserisco Sì, così. è Di tanta questi la 200. risposta perché hai scritto in chat e quindi mi Sì, sembrava giusto era una leggerla per chi situazione. non. Sì, dico, di questi 200.000 euro, che adesso si sta trovando, cercando un metodo, o ricontattando, o Sento. andando su un metodo, un criterio, insomma, vabbè, per poter, diciamo, utilizzare questi ulteriori 200.000 euro e quindi dare un aiuto ulteriore alle famiglie. Dico, di questi 200.000 euro non si può prendere, non so se si può fare, una parte dalle associazioni di protezione civile che poi utilizzano il metodo del pacco e anche di un piccolo contributo per dare a queste famiglie che sono rimaste fuori, si può fare questo tipo di procedimento? Questa è la domanda. Cioè, di quelli 200.000 euro si possono stornare e dare una parte alla protezione civile che fanno loro da tramite senza entrare nel È bando? quello che abbiamo detto, Vincenzo, già così. Denaro, no, soltanto un Guarda, ti pacco. faccio rispondere le spiego, è già così perché sono stati dirottati, insomma, una parte di questi fondi sono Ce l'hanno ancora stati questi fondi? attribuiti alle associazioni di protezione civile affinché facessero questo, cioè distribuzione dei pacchi alimentari. E le persone possono rivolgersi, anche senza passare dai servizi sociali, direttamente alle associazioni. Questo lo Ma possono, stanno già facendo per tante persone, veramente. Penso che il consigliere Moroni può essere più chiaro sì, ma anche di me io in questo senso.
Ce l'hanno ancora le risorse? Allora, io quella è la domanda. Le risorse, le protezioni ci ce l'hanno ancora queste risorse economiche? Le associazioni? Sì, abbiamo ridato un contributo, rispondo io Vincenzo, abbiamo ridato recentemente, insomma la scorsa settimana, un altro contributo per l'acquisto, diciamo, degli alimenti per la formazione dei pacchi viveri. E quindi siamo in monitoraggio costante con loro, proprio perché c'è questo protocollo tra di noi. Va bene. La mia cosa, ecco, che magari, ecco, si rafforza un po' a loro se in caso ce n'è bisogno. Questo, però, visto che state in contatto continuo, quindi sicuramente vi sicuramente sarà tenuto in considerazione, perché insomma potrebbe esserci una somma dispari che potrebbe essere ancora una volta erogata alle associazioni. Grazie, grazie. Prego. Ok, e Vincenzo Lapegna. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, prima una domanda e poi alcune considerazioni come proposte. Intanto una domanda diretta. Se da quello che ho ascoltato fino ad ora, in religioso silenzio, che forse ho capito male, non abbiamo oggi all'interno dei servizi sociali una griglia dove sono inseriti in un programma, su una griglia, chiamiamolo come ci pare, le persone a cui sono, le cui sono stati destinatari di questi fondi sulla base dei requisiti? È la prima domanda. Se mi rispondi direttamente, così vado alle proposte. Sì, sì, ce l'abbiamo una griglia con i nomi, cioè non, nel senso che tutti i dati non sono stati specificati così, che insomma, due minori, tre minori, ci sono dati accorpati, però la griglia certo che c'è. No, questo ho capito, la griglia c'è sta, perché sennò come si fa a individuare le persone e chiamarle? Dico, non abbiamo una griglia completa, nel senso, come stava accennando lei adesso, dottore, non abbiamo una griglia per dire Francesca Barbaliscia c'ha due bambini e un genitore a carico, Vincenzo Lapegna non ha pensione, se muore fame gli spetta. In questo senso sono stupido. Sì, allora questi dati sono tutti scritti, è estrapolarli che insomma, se a meno che in un foglio Excel, cioè io non sono un genio dell'informatica, quindi chiedo scusa se dico cose non giuste. Quindi avevo capito bene, non c'è un foglio Excel dove sono inseriti i dati per i quali noi possiamo... No, c'è un foglio Excel, però non sono scorporati tutti i dati singolarmente, ci sono dei dati che sono invece accorpati, tipo in questa famiglia è presente un disabile, sì, è presente un ultra 65enne, sì, poi per esempio c'è la descrizione del bisogno, ha perso il lavoro perché... Oppure c'è famiglia con minori, in quella casella c'è scritto due minori, tre minori. Quindi nel momento in cui io voglio fare una selezione, non è che io avrei dovuto fare per un minore se flaggare, per due minori flaggare, insomma era un lavoro che anche questo è inconciliabile con i tempi così celeri che ci sono stati richiesti. Vi assicuro che è stato un lavoro molto duro, fatto in emergenza, dove probabilmente poteva anche essere fatto in una maniera migliore, però è stato fatto nella maniera migliore possibile in quel momento con insomma, tutto quello che ci veniva richiesto. No, io quello ne ho dato atto fino dalla prima commissione. No, per carità, non per era... Quando mi riguarda, no, anche perché noi consiglieri abbiamo i nostri interventi personali, perché ognuno parla per sé. Da parte mia, e lo ribadisco, c'è stata collaborazione, unità di intenti, individuare i supermercati, individuare tutto ciò che poteva essere costruttivo in questo senso. Quindi è solo costruttivo nella prospettiva che oggi non abbiamo. Un'emergenza così veloce che si aspettano tre giorni in più, non arrivano a mangiare a fine giornata. Quindi abbiamo l'emergenza, ma è una post-emergenza rispetto a quello che era ad aprile. E su quello è chiaro. Perfetto. E su questo magari... Siccome non è una posta, cioè voglio dire, non ci sono questi tempi, magari in questo momento, se noi ci diamo un criterio che è rispetto, ripeto, quello che ho detto prima, che riguarda, diciamo, più un concetto, una priorità, quindi un dato qualitativo, il dato quantitativo, noi insomma non lo abbiamo in un minuto perché schiacciamo un pulsante, ma tipo ce l'abbiamo facendo un attimo una verifica. Già partendo da una buona base, perché il foglio Excel c'è, ma bisogna solo scorporare se vogliamo trovare, che ne so, famiglie con tre minori, famiglie con un disabile,
insomma, basta capire qual è il criterio, poi il resto ci si arriva, non è così. È chiaro, è quello che ha detto, solo il problema è che qui tante teste e tante galline nel pollaio a parlare, tutti insieme è difficile poi estrapolare quello che deve essere un percorso più idoneo. Facile per tutti noi è parlare e poi mettere in atto quello che lodevolmente avete fatto in questi mesi è un'altra cosa, perché stare a contatto e viverla ogni giorno è diverso da fare soltanto proposte che sono importanti, perché il lavoro di noi commissari va a qualificare e a quantificare quelle che sono le necessità. Però è comprensibile dall'altra parte la difficoltà in cui si viaggia. Vengo alla proposta e alla domanda specifica. Da quello che è emerso, ho sentito 2.224, dicevano i commissari, diceva Francesca, per un totale di intorno ai 2.800 persone di domande che sono arrivate, ho capito bene? Sì. Detto questo, intorno a questa somma c'erano circa 400 che erano negative, perché non erano destinatari di questo provvedimento. Ne ballano altri 200 qualcosa. Quelle a cui non sono stati dati, quindi la differenza tra i 2.224 a 2.800 e dispari, tolti 400, matematica vuole che ci sono 200 persone o che non sono state, come dire, fornite di questa genere di prima necessità, per quale motivo? Perché i fondi sono finiti e non credo, perché magari ci stanno 200.000 euro oggi, sono in stand-by perché si attendeva eventualmente una nuova riapertura e premetto non del bando, ma di questo tipo di procedura emergenziale. Allora potrebbe andare in quel senso. Quindi anche quelli che sono come si dice, visto le graduatorie che ci stanno le insegnanti, professoresse stasera, va a scorrimento. Chiaramente andando a scorrimento, quei 150-200 persone che non hanno fruito del Vincenzo, primo scusa se intervento. ti interrompo perché l'hanno detto all'inizio, Io ho ascoltato sono doppie tutto. domande, quei 200 scaturiscono da persone che hanno fatto domande doppie nella stessa famiglia o che hanno rinunciato spontaneamente perché evidentemente è cambiata la loro situazione. Questi Quindi 200 sono che sono al di rimaste. fuori dei Sì, 400 negativi? Perché esatto, ho capito sì, che i la 400 differenza erano negativi le doppie. rientravano anche questi, Alessà. I 400 negativi non hanno i requisiti, perché Ci magari siamo. erano persone che hanno chiamato dicendo sì, io lavoro ancora, prendo 1.200 euro, mia moglie ne Va prende bene, molto 1.000. chiaro. Quindi Ecco, ok. quei 200 sono quelli che diceva adesso Alessandra. Quelli che hanno fatto domande doppie, a volte anche triple, quadruple, perché poi capitava che magari con un form online uno non era sicuro di aver fatto bene, quindi rimandava. Oppure quello pensava che, vabbè, io l'ho fatta, mo l'ho spesi, mo lo richiedo. E oppure nella stessa famiglia ci hanno provato in due o tre persone, è capitato sempre quelle persone di cui parlava prima il consigliere Moroni, insomma, dei nuclei che provavano e riprovavano perché poi non si capisce bene la loro famiglia dove inizia e dove finisce. Insomma, rispetto a queste siamo state un pochino più attente facendo magari delle ricerche anagrafiche laddove ci saltava all'occhio, insomma, la situazione particolare, abbiamo cercato di approfondire un po', sempre con le modalità dell'emergenza. Ok, quindi per chiudere il mio intervento, almeno in questa fase, credo che poi non dovrei più intervenire, a meno che non c'è qualcosa di nuovo. Quindi in questo caso l'unica prospettiva da quella che emerge da tutta questa situazione, facendo anche i conti della serva per quanto riguardava i numeri dei 400 più i 200, si deve andare a individuare di nuovo le stesse persone che sono state già contattate, ricontattandole, come avete detto già telefonicamente, e capire dove arrivare, perché molti, e voglio ribadire un concetto, perché come Marco Moroni gira come protezione civile, io giro tantissimo lo stesso, ed alcuni destinatari, poi sapete tutti voi, no? Venite tirati dalla giacca e dice quello a fianco a me, che c'ha il camper di 8, 9 metri, 12 metri sotto casa, dove non risulta nulla e gli hanno portato a spesa a casa due volte, dà fastidio. E soprattutto in zone che tutti noi conosciamo esistono queste situazioni. Quindi Marco, quando ha fatto quel passaggio, è un passaggio molto importante, perché vero è che poi i controlli da parte dei nostri vanno, andranno, ci saranno, eccetera. Ma nella contestualità delle autocertificazioni fatte fino ad oggi, hanno anche i reparti grosse difficoltà affinché possano riscontrare. Magari da qui in un prossimo futuro ci potranno essere quei controlli incrociati dove ci sarà.
una meno approssimazione rispetto a quello, però esistono questi casi, quindi io, cioè, non invidio il lavoro che dovrete rifare, però ritengo di, tra queste che voi schiacciate il ditino, come dicevo prima dottoressa, in maniera ironica da parte mia, ed individuare quelle situazioni che voi già conoscete e che sicuramente i 200 euro non gli hanno cambiato la vita, bisogna risentirle, perché se non è cambiato in 10 anni ad oggi, Francesco, tu che hai il dito della situazione, come all'epoca ognuno di noi che ha fatto quel ruolo, sa che ogni mese ha delle scadenze che non arriva a mangiare a fine mese. Quindi ritengo che il sistema migliore, dato le vostre premesse, le vostre elucidazioni che mi avete dato, di cui sono soddisfatto, e anche soprattutto del lavoro che avete fatto, di andare a riprendere queste situazioni, perché 200.000 euro è vero, andiamo a ripartirla a 150, 200 euro a famiglia, non dico 100, ma 150, 200 euro a famiglia, ecco che siamo arrivati, quindi non è, per cui riprendere quel percorso, non riaprendo assolutamente un bando, sarebbe lunghissimo, fare una crematura che voi avete già in questi anni lavorato su queste famiglie, non escludendo né quella del bambino né dei tre figli né tantomeno gli over 70 o 75, dove esistono coppie di anziani che vivono veramente alle soglie della povertà, che grande dignità hanno avuto manco a richiederlo, cosa che io farò in modo di farle arrivare a voi nel più breve tempo possibile, di queste persone che per dignità non vengono, e sappiamo che ce ne sono tante che non vengono. Quindi anche da parte nostra un lavoro ad agevolare quello che sono delle situazioni che voi oggi non conoscete, che dovremo mettere a vostra disposizione affinché si arrivano anche a quelle situazioni. E questa scrematura, sulla base di quello che avete in mano, dobbiamo fare attenzione, perché effettivamente camper da 150.000 euro ce ne sono in zone apriliane, dove hanno ricevuto i beni, dove la protezione civile è arrivata e ha notato, e dove tante persone che hanno preso 150-200 euro, la persona a fianco c'ha quel soggetto che ha quel camper. Sicuramente non siete organi di polizia, non si può fare, però una buona scrematura su quello che è il vostro già retaggio precedente, io partirei da quella base, di quello che è già vostro retaggio, già il polso conoscete di molte famiglie, e io partirei da quella base, da quelle molte famiglie, avendomi sgombrato il campo di quelle 200-180 persone che a scorrimento non ha senso. Quindi io ritengo di intervenire su quello, non una o due o tre figli o quattro figli, partendo da famiglie che voi avete già contezza del polso di queste famiglie, che è molto più semplice ed immediato accertarlo, perché voi pure sapete chi è che non si può permettere o chi non ha quella possibilità. Tra queste, quindi, comunque già conosciamo che effettivamente c'è un bisogno. Ho capito bene. No, sì, ha capito bene. Mi confrontavo con l'assessore. Ha capito bene, dottoressa, perché sono situazioni che sono ataviche, che vengono ogni mese o se non ogni 15 giorni a bussare alla porta vostra, e voi conoscete molto bene. Però diciamo che anche su questo qui, come dicevo prima, siccome la legge andava, insomma, questi due contributi, sia quelli relativi all'ordinanza della protezione civile che quelli alla DGRE regionale, e il requisito primario era legato all'emergenza. Quindi sicuramente queste sono situazioni che vanno sostenute, ma con altri interventi, perché in questo caso noi dovevamo andare primariamente a sostenere magari persone che non si sono mai trovate nella necessità di ricorrere ai servizi sociali, persone, come dice lei, che magari per dignità non le hanno neanche fatta la domanda dei buoni spesa, perché si vergognano, perché non... esatto. Mentre invece ci sono persone che sono sempre state abituate al sistema assistenzialistico, che nonostante magari hanno fatto dichiarazioni mendaci, mi riferisco a quello che diceva lei del camper, sono quelle più prepotenti, e anche con le mie assistenti sociali, nel momento in cui magari gli viene detto: guardi che lei, insomma, forse non ha proprio tanto diritto, e chiamano e richiamano e fanno interrogazioni e scrivono. Dottoressa, la fermo subito perché ho capito il senso. Perché a quello non gli quindi è una situazione questo veramente non sto andando a perorare quello che sono situazioni che già come assistenza sociale vengono puntualmente, voi conoscete. Io ho detto, mi spiego meglio, allora, non quelle che normalmente usualmente negli anni hanno l'assistenza da parte del servizio sociale, voi conoscete, nella scrematura che voi potete fare
sulla base di vostre conoscenze che toccate con mano, che non sono direttamente assistite da voi, che conoscete come conosciamo noi, e le indirizziamo, perché per dignità non sono venute, faremo in modo di dire: c'è la possibilità, non c'è il bando, c'è la possibilità di accedere a questi fondi, oggi fallo, perché hai la possibilità di farlo senza guardare il fatto che per dignità non ti ci presenti. Non mi intendo quei soggetti che, abusando dell'assistenzialismo vero, ne approfittano. Quelli per me possono stare fuori la porta, quello deve essere chiaro. Però non metterei un limite assoluto superiore a 3 o base 3, che poi Omar è stato molto chiaro, poi nel secondo passaggio ha detto non è preclusivo uno o due figli, e quindi andiamo a prendere la fascia dell'over 70, over 75, o la famiglia o la coppia, ma non di assistenzialismo puro, ma quelli che, a cui è diretto, che voi nella vostra scrematura, nel vostro polso, già conoscete. Ma non faccio riferimento a quelli che già voi seguite come assistenza sociale. Capito, grazie. Grazie a voi. Io, se posso, Presidente, mi esprimo un secondo rispetto alla possibilità di erogare un contributo ulteriore agli ultra, gli over 65, per intenderci, perché abbiamo invece, vorrei si puntasse l'accento su famiglie con minori, perché laddove l'associazione di protezione civile può apportare il pacco viveri all'ultra 65enne, è diverso magari dalla famiglia con minori. Con minori comunque che esprimono delle particolari esigenze, per cui il pacco viveri tipo magari non comprende tutte quelle cose che la mamma, comunque andando all'alimentari, può scegliere per il proprio figlio. Poi parliamo di ultra 65 anni che magari percepiscono comunque una pensione e che non hanno avuto una vera modifica legata al Covid. Quindi per quello io sono, come dire, di quest'idea che la possibilità di andare a ricontattare le famiglie con minori in genere è una, come dire, è una possibilità. Francesco, è proprio quella la direzione. Quando ho detto che voi avete il polso della situazione e avete voi, sulla base del polso della situazione, la scrematura che farete. In questa direzione. Grazie. Consigliere Giusfredi. Prego. Grazie, Presidente. Mi sentite? Sì. Allora, io credo che innanzitutto mi correrò di fare una premessa che ritengo fondamentale, no? Per dare anche un senso all'intervento che faccio. Cioè, nel senso che io già pubblicamente ho riconosciuto all'assessorato, all'assessore e a tutte le persone che hanno lavorato, che abbiamo fatto tutti insieme, io dico in questo caso, un ottimo lavoro. Lo verifico anche quando vedo le lamentele in tante città, anche quelle molto vicine a noi, tipo Roma, dove le persone lamentano la mancanza di intervento. Noi siamo stati efficaci, rapidi, e abbiamo raggiunto un risultato veramente importante. E quindi questo è il primo dato. Lo voglio ribadire perché ritengo importante, così come ritengo importante oggi essere costruttivi, quindi guardare la situazione, eccetera. È certo, ma non lo dico veramente, che forse oggi avere qualche dato in più, qualche certezza sui dati, ci avrebbe permesso di fare una proposta più precisa e circostanziata. Però è vero pure che noi abbiamo due paletti, per capirci. Uno è che abbiamo fatto un bando, quindi o se mi fa il bando o quel bando non può essere messo in discussione. Questo mi sembra il primo punto fondamentale. Il secondo, sì, è vero che non siamo più in emergenza, ma le persone che avevano bisogno e hanno bisogno, l'emergenza ce l'hanno, perché non è che possono stare, siccome siamo nella fase 2, nella fase 2 si mangia di meno o non si mangia, insomma. Quindi credo che da questo punto di vista abbiamo anche il dovere di percepire e recepire la situazione in cui tante persone si trovano. Quindi non abbiamo tanti soldi, però noi abbiamo il dovere anche di essere un po' rapidi. Quindi questi sono i due paletti fondamentali che noi abbiamo. Quindi credo che, ciò premesso, noi dobbiamo molto realisticamente partire da un dato di fatto. Abbiamo 200.000 euro. Sostanzialmente, se io ho ben capito, se ho ascoltato attentamente, io credo e condivido il discorso di partire dai nuclei familiari, intendendo minori, ma anche quei nuclei dove all'interno ci sono situazioni particolari: l'anziano che percepisce o non percepisce la pensione, il disabile. Quindi io direi che quello è il punto di partenza da cui noi dobbiamo
partire e dire che possiamo fare questo. Io ho fatto un breve calcolo e dico che noi abbiamo dei 200 euro, se mettiamo 150.000 euro a disposizione, noi possiamo su 1.030 persone fare partire da un reddito di da 100 a 200 euro da poter destinare a queste persone. Mi sembra che questa sia la cosa più ragionevole da fare. Chiaramente se ci fermiamo ai nuclei, fare una graduatoria e diciamo in maniera abbastanza logica ripartire questa somma partendo da questa graduatoria dei nuclei, che mi sembra che sostanzialmente forse con i fogli che abbiamo di Excel si potrebbe anche fare questo lavoro anche abbastanza agevolmente. Poi è chiaro che nel dubbio ci si può sempre fare degli approfondimenti. È vero pure che se ci sono casi come quelli che ha sollevato il consigliere Moroni, io credo che ormai cioè, lì fate un approfondimento, quando arrivate lì e vedete un camper non gli date niente, tornate indietro e fate un approfondimento immediato, insomma, mi sembra la cosa più logica. Questa mia proposta permetterebbe di avere 46.000 euro a disposizione, perché credo e condivido anche con l'assessore Barbaliscia che esistono tante situazioni che non possono essere molto catalogate, cioè la ragazza madre o altre situazioni che si possono conoscere. Quindi io credo che diciamo, questi 46.000 euro, come abbiamo già spacchettato gli altri, potrebbe essere una somma diciamo, utile e importante per intervenire, forse anche in un certo senso andando a recuperare casi molto particolari, perché credo che Giovannini forse si riferiva a casi molto particolari. Ora io capisco il bando e capisco tutto, però pigiamoci anche io me la prendo la responsabilità che se ciò la conoscenza di una persona che sta in gravissima difficoltà, che possano partire la protezione, eccetera, eccetera, i servizi e dargli un pacco di pasta, insomma, cioè cerchiamo anche di essere poi ragionevoli e con i piedi per terra. Quindi forse io direi 154 ripartiti sui 1.030, che mi sembra che dai 2.200 potrebbe essere quelli di evidenza, partendo dal nucleo familiare, e 40-46 mila invece. Fare in modo che quella è una somma che ci permette di andare a coprire quei casi che chiaramente è difficoltoso andarli a tracciare in maniera chiara ed evidente, perché non tutte le situazioni sono chiare ed evidenti del bisogno. Quindi io credo che questa, secondo me, quella più logica, la più concreta, è quella che si può perseguire in maniera molto, molto chiara. Poi, certo, io ho capito che comunque si può fare su questi 1.030, 1.050, quanti saranno. Cioè si può andare a individuare il nucleo familiare e perlomeno sapere quanti figli eccetera, e si può fare anche un minimo di approfondimento. Quindi io credo che molto realisticamente questa proposta permetterebbe di essere veloci, di rispettare il bando che abbiamo fatto e contemporaneamente di andare proprio nelle situazioni più bisognose, perché poi alla fine è quello che ci interessa, cioè arrivare di nuovo avendo un po' di soldi, a ridistribuire questi soldi alle situazioni che sono molto più diciamo bisognose, nel senso proprio di importanza di nucleo, perché chi ha tre figli, chi ha quindi un nucleo di 5-6 persone, dove probabilmente anche se c'è un reddito proprio molto basso, credo che forse a fargli arrivare un ulteriore aiuto, certo non è che 150-200 euro risolvono delle situazioni, però può essere sempre un aiuto benvenuto, insomma. Grazie. Non ho capito. Consigliere Giusfredi, io non ho capito e vedo degli sguardi interrogativi. L'idea della graduatoria, cioè in che modo propone di fare questa graduatoria? E anche Allora, le ho detto 1.050 famiglie è 150. un'ipotesi di scrematura? Ho sentito la, non so, la dirigente, non so chi è che ha parlato di 1.030, 1.050. Più o Sì, meno, 1.030 conoscete? sono le famiglie dove all'interno ci sono dei minori. Questo sto dicendo, per questo ho Ok, detto. no, no, non avevamo capito rispetto a fare una Non lo so, graduatoria, io. come, Allora, cioè scusate, mi colgo. per dare un importo diverso, questo non avevamo capito. Per ordine, io sono partito dal dato che avete dato, cioè che avete dato, Sì. scusate, il bisticcio di parole voi, che più o meno se facciamo che il nucleo familiare e con minori il riferimento è a 1.030 persone. Ora vabbè, è logico che stiamo parlando di 1.030, 1.050, 1.000, no? Beh, però quello è il punto di riferimento. Io su quello ho lavorato. Allora io ho detto, condivido che il nucleo familiare sia il punto di riferimento importante.
Quindi nucleo familiare, reddito del nucleo, secondo me si può fare una graduatoria. Se mettiamo su 1.030 persone, ma poi bisognerà un po' lavorarci più nel concreto, 1.030 persone, mettiamo 154.000 euro, di media viene 150 euro. Questo significa che possiamo arrivare da 200 a 100 euro, secondo me, perché il primo piglierà 200 euro, l'ultimo dei 1.030 piglierà 100 euro. Faccio ora, sto dicendo una proposta che poi dovrebbe essere un po' studiata, perché noi non abbiamo dati certi. Se non avendo dati certi, la proposta non può essere. No, io continuo a non, cioè, rispetto ai dati certi, nel senso che noi possiamo su questi 1.030 stabilire di dare un una tantum a tutti quanti, oppure stabilire che quelli che hanno da uno a due Però figli facciamo prendono più facile, 100 mi e scusi. quelli che hanno da due a Credo che tre dica figli prendono questo. 200. Io, Forse lei questo. scusami, facciamo tre fasce, cioè, perché non Ok, sì, possiamo ma ce dare la l'abbiamo stessa somma, questi dati. non possiamo dare la stessa somma. Allora, a me mi sembra che Sì, alcuni. Giorgio, scusa, era sfuggita questa cosa Questa qui, cosa adesso abbiamo adesso abbiamo capito, capito, sì. non si era capita questa gradualità che principio. Abbiamo certezza che all'interno di questa fascia di 1.030 persone, uso questa perché non è una cifra che è tutta da definire, noi che cosa abbiamo? Abbiamo che il nucleo familiare ci sono i minori, ma all'interno di questo ci sono 3, 4, 2, 1 minore. Credo che giustizia vuole che facciamo 3, 4 fasce. Sì, certo, ma questo sì, certo. Allora, dopodiché, siccome la media viene 150 euro, spalmando i 150.000 euro, 200, 200. Ho capito, c'è Ecco, un avanzo che lei propone noi di... Ho capito, possiamo adesso ho dare capito. alle famiglie in prima fascia 200 euro, alle seconde daremo 150, alle altre fino ad arrivare a 100 euro. È un'ipotesi, però voglio dire, non è che. No, ma è un'ipotesi condivisibile. Dopodiché, io dico che siccome poi, in tutti gli interventi che ho ascoltato, abbiamo anche questa situazione che non tutto può essere catalogato precisamente, perché. Condivido con l'assessore Barbariccia, abbiamo una ragazza madre che non lavora, che eccetera, eccetera. Abbiamo l'anziano che probabilmente non ha una pensione o non ha una pensione. Quindi non tutto è. Quindi il nucleo familiare lo prendiamo come primo requisito, però ci conserviamo una somma di 46.000 euro, no? Che già abbiamo fatto, perché è un'operazione che già abbiamo fatto. Che, quindi noi andiamo a individuare quelle situazioni particolari. Per cui possiamo, attraverso la protezione civile e le altre organizzazioni, possiamo andare a intervenire direttamente con dei pacchi. Ho capito, Quindi la sì. proposta è fasce, Sembra. diciamo, Sì, ho economiche capito, per. certo, è giusto, la Sembra trovo bene, una questo proposta. sia la cosa più concreta. Certo, come tutte le cose, è una coperta corta, se tiriamo da una parte, tiriamo Certo, dall'altra. assolutamente sì, no. Adesso è chiarissimo. Poi posso dire, e concludo, se su 1.030 persone 1.028, no? Abbiamo risposto a un'esigenza e due che hanno il camper di 25 metri, se tu gli Quello sì. pacco, non me ne può fregare meno, perché anche molte persone hanno preso i 600 euro. Io credo che sia scandaloso, perché tanti di quelli che hanno chiesto i 600 euro non ne avevano bisogno e l'hanno chiesto. Purtroppo però fa parte di queste situazioni dove è chiaro ed evidente che È quello che dico purtroppo sempre io, è sempre meglio combattiamo, rischiare di dare perché se non a combattessimo. chi non ha bisogno piuttosto che di non dare a chi invece ne ha bisogno, cioè è meglio eccedere in quel senso, pure io E penso. se non combattessimo contro queste situazioni, probabilmente avremmo circa 100 miliardi dati dalla mancanza di evasione. Quindi, però è inutile che ci stiamo sempre a ripetere le stesse cose. Cerchiamo di essere concreti e cerchiamo se su tutta questa popolazione, diciamo, di andare. Quello che è importante è che la maggior parte abbiano bisogno e che noi arriviamo a rispondere al loro bisogno. Ringrazio. Va Va bene. bene. Allora, Giovannini ha scritto che condivide il criterio di Giusfredi. Io credo che sia un po' in linea con quello che ci siamo detti finora, perché comunque è stato il primo suggerimento quello di partire dalle famiglie con minori e rimaniamo in realtà con lo stesso tipo di gradualità che era già stato stabilito nel primo passaggio, Esatto. no? Perché pure lì c'era C'era un una range, sì, suddivisione esatto. secondo In base quanti alla valutazione. In base alla valutazione, solo che ovviamente questa volta le cifre in ballo saranno inferiori. Inferiori, sicuramente. Io procederei in questo modo perché non vedo altri interventi. Se tutti siamo d'accordo con questo e lo riassumo in conclusione di questa parte del punto, quindi di privilegiare le famiglie, di creare una suddivisione
di quota sulla base di quanti figli ci sono in famiglia, di tenere una parte a discrezione dei servizi sociali invece per tutto ciò che è fuori dalle maglie generali, insomma, per i casi particolari che nei servizi sociali ci sono e ce ne sono svariati e non prevedibili. Se siamo tutti d'accordo, io lascerei questa richiesta alla responsabile dei servizi sociali e all'assessore, in modo che poi passiamo anche a definire il resto del punto, perché il punto della commissione è uno, però in realtà è articolato. Ora, il primo era la discussione su questi 200.000 euro. Dopodiché ci sono tutti gli altri, ci sono le altre cose da discutere, cioè gli aiuti, no, non c'entra più i servizi sociali. Io non sono di Aprilia, però Allora, vabbè. possiamo muoverci in questo modo, se siete d'accordo. Se siamo tutti d'accordo, magari mettete un ok sulla chat. Se qualcuno ha invece delle proposte diverse, chiede la parola. Nel prossimo minuto, se mi mettete l'ok sulla chat, la diamo per concordata. Concordo, ok. Va bene. Pare che i gruppi si stiano esprimendo tutti nella stessa direzione. Ok. Quindi non ci sono voci discordanti? Lo chiedo a chi ha collegato. Ok, pure per me, Bortolomeotti. Ok. Va benissimo. Ok, allora io a questo punto passerei ai prossimi punti, perché in realtà qui è stato messo un unico punto che insomma fa un po' da cappello a tutto il discorso, cioè misure a sostegno della città. Allora, se possiamo dare per chiuso il discorso dei 200.000 euro per i buoni alimentari, io passerei agli altri due. Che sono, insomma, un po' prendono lo spunto dalla mozione che era stata presentata in consiglio su che cosa possiamo fare, che cosa possiamo, scusate, me la tolgo, tanto adesso sono lontani tutti, che cosa possiamo fare, cosa l'amministrazione può mettere in campo per la ripartenza, quindi per agevolare le attività produttive, e qui c'è l'assessore alle attività produttive, quindi per aiutare a ripartire questi nostri concittadini che sono stati penalizzati da chiusure prolungate e adesso nelle riaperture da modalità ovviamente che non lasciano lo stesso tipo di libertà precedente, per cui hanno chiaramente una flessione in diminuzione delle entrate, e anche dal punto di vista della tassazione, che cosa è possibile prevedere, che tipo di agevolazioni o di dilazioni noi possiamo mettere in campo. Ora, come metodo, non so se vogliono intervenire gli assessori con una loro proposta a partire da quello che è stato già detto durante il Consiglio Comunale, dalla mozione, oppure vogliamo sentire prima i commissari? Sandra, posso fare un ordine del giorno se è condiviso prima che iniziamo la discussione? Sì, Vincenzo, prego. Credo proprio perché sono quello che poi ha presentato la mozione che da cui si parte da una Certo. base. Ti chiedo scusa se posso. Certo, prego. Al volo così, io direi, per quanto mi riguarda e ci riguarda come gruppo, di ascoltare che sulla base di quello che è stato presentato, quello che secondo gli assessori, i dirigenti possano mettere in campo e poi eventualmente suggerimento modifiche a quelle intenzioni che l'ente ha già come idea in grandi linee e da lì sviluppare quella discussione. Perché se facciamo noi ogni intervento e poi arriviamo Quindi sempre. la prima Ma proposta che avevo sì, fatto, cioè di far ma parlare prima sì, gli assessori. credo che sia la cosa più opportuna. Grazie. Intanto io saluto l'assistente sociale che ci saluta. Arrivederci a tutti, non so se mi vede. Qua. Arrivederci. Salve. Grazie. Grazie della collaborazione. Grazie Allora, invito l'assessore vice sindaco in postazione.
Allora, buonasera a tutti. Mi sentite? Rimbombi pure. Allora, mi sentono. Allora, noi ci eravamo lasciati e avevamo parlato di due filoni di interventi. Uno che era un filone era l'intervento legato alle azioni ludiche che poteva mettere in campo l'amministrazione per far sì, per dare una mano alle attività commerciali, e ve ne parlerà il collega Gianfranco. Io faccio un aggiornamento a quella che è la situazione per quanto riguarda il discorso di aiuto in termini economici, quindi riduzione delle tasse. Allora, l'amministrazione ha messo in campo una serie di iniziative. In primis, ormai insomma è di pubblico dominio lo spostamento delle varie scadenze della Tari. Poi a oggi noi volevamo vedere un attimino la situazione dei pagamenti per quanto riguarda la Tari utenze domestiche, che ben sapete è scaduta il 16/18 maggio. E io partirei da questo dato. A oggi, che a distanza ormai da 20 giorni dalla scadenza della Tari, ripeto, utenze domestiche, la situazione, che verrà aggiornata a lunedì perché i flussi degli F24 l'agenzia ce li inoltra ogni lunedì, ma a oggi la situazione di incasso da parte della Tari è di poco più del 20%. Il sindaco, quando insomma in qualche modo aveva invitato la popolazione, la cittadinanza a pagare in unica soluzione, era abbastanza ottimista. Io insomma, conoscendo un pochino quello che è il mondo delle utenze, sia domestiche che non domestiche, ero meno ottimista del sindaco, e devo dire la verità che avevo ragione, ma non mi fa piacere di aver avuto ragione, perché la situazione purtroppo attualmente è questa. Adesso non so quanto potrà migliorare, ma il trend, ripeto, a 20 giorni dalla scadenza della Tari è questo, quindi siamo nell'ordine di poco più del 20% dell'incasso. Quindi sapete voi, insomma, noi comunque i servizi alla cittadinanza dobbiamo in qualche modo garantirli. Relativamente, come ne avevamo parlato la volta scorsa, abbiamo con delibera di giunta aiutato quelle che sono le attività commerciali con l'occupazione del suolo pubblico. Come ben sapete, abbiamo dato una boccata d'ossigeno fino al 31 ottobre a tutte le attività commerciali per coloro che possano in qualche modo ampliare l'area, o per coloro che non ne hanno e che non regano disturbo ad altre attività commerciali, averne una ex nuova fino al 31 ottobre senza pagare la TOSAP. Poi a livello nazionale, con la circolare ARERA, che anche lì diciamo che siamo in attesa di chiarimenti per quanto riguarda le modalità dell'abbattimento della cosiddetta quota variabile per quelle attività commerciali che sono state chiuse per decreto a suo tempo, e poi successivamente diciamo il periodo di chiusura è stato ampliato, e per quelle attività che comunque hanno chiuso spontaneamente per garantire la sicurezza del personale e la propria, si aggira intorno al 25%. Però a una prima lettura della circolare, lì che lanci insomma in questi giorni, e spero che facciano chiarezza su questo aspetto, alla prima lettura della circolare, quella quota di riduzione da parte delle attività con l'elenco di codice Ateco che erano tenuti a rimanere chiusi, ripeto, alla lettura della circolare sembrerebbe che quel mancato introito da parte di quelle attività chiuse le debba assorbire le attività che erano aperte. Quindi non è che c'è uno sconto e che in qualche modo interviene la fiscalità generale da parte dello Stato. Quindi
anche lì dovranno far, a meno che non ci arriva un contributo ad hoc, come è arrivato per i buoni spesa, arriva un contributo ad hoc per l'abbattimento da parte della Tari, e noi non faremo altro che applicare e rispettare alla lettera quella che è la normativa che ci verrà data dallo Stato centrale. Altre iniziative in termini di abbattimento delle imposte, purtroppo a oggi come amministrazione non siamo in grado di poter garantire nulla, vuoi anche per, ripeto, purtroppo quel trend che abbiamo di incasso della Tari, adesso temo che purtroppo adesso che partirà il pagamento della Tari delle utenze non domestiche, e non vorrei che fosse lo stesso trend, se non addirittura più basso. Quindi altro per il momento non so che cosa dirvi, poi a disposizione per qualsiasi domanda, chiarimento, insomma, aiuto che posso darvi. Grazie per il momento. Allora, se qualcuno vuole intervenire. Vincenzo Giovannini ha prenotato l'intervento. Perché c'è il cellulare. Sì. Grazie. Penso ci sei, sì. Sì, eccomi. Ma allora diciamo che la situazione, come ci ha raccontato l'assessore, è molto critica, quindi non è che l'amministrazione ha dei margini se lo stato di fatti resta questo. È normale che se si vuole dare un aiuto alla città stessa, ai settori che hanno subito questa emergenza dovuta appunto al Covid, quindi tutte le attività commerciali che sono rimaste chiuse, c'è bisogno assolutamente del sostegno del governo centrale. E quindi se non si chiarisce, io però sento parlare. Ma quelli che già mi sento parlare addosso. Chiudete i microfoni. Scusate. Ecco, grazie, no, perché non vi sentivo parlare addosso. Dico, quindi è normale che se non si chiarisce, se il governo non chiarisce che tipo di sostegni reali e sostanziali dà ai comuni, è normale che i comuni stessi non è che possono fare i miracoli. Già stiamo con i bilanci sempre più stretti, cioè stretti, quindi non è che si può fare nulla. Cioè, quello che ha detto l'assessore è evidente, che il fatto che abbiamo incassato ad oggi solo su quanto riguarda la Tari solo il 20% dopo 20 giorni dalla scadenza è un segnale molto preoccupante. Quindi corriamo anche il rischio veramente che per garantire i servizi poi diventa difficilissimo. Quindi pensa un po' se si può, tra virgolette, dare anche delle agevolazioni. Quindi tutto è legato all'azione del governo e credo che le pubbliche amministrazioni poco possono fare, in questo caso anche noi poco possiamo fare. Io dall'intervento che fa il vice sindaco, cioè che giustamente ci dice il quadro della situazione, non so che tipo di cosa si può fare, che tipo di agevolazione. Se non arrivano i soldi non si può fare nulla. Lui ha fatto l'esempio come per quanto riguarda l'emergenza alimentare per il sostegno alle famiglie sono arrivate delle risorse e quindi noi le abbiamo distribuite, come nel punto precedente abbiamo parlato, anzi abbiamo anche ulteriori risorse che sono avanzate e diamo ancora ulteriori sostegni, ma se qui non arrivano sostegni dal governo credo che non so cosa si può inventare. Magari alcune agevolazioni piccole si possono dare, tipo quella della TOSAP, è un buon segnale, si danno fino al 30 ottobre, si dà la possibilità a attività commerciali di avere degli spazi all'esterno e va bene. Si potrebbe fare qualcosa pure sull'imposta sulla pubblicità, ma la butto lì, magari non credo che ci sia un grande introito, forse qualcosa possiamo anche intervenire lì, lo dico all'assessore. Però su piccoli interventi, se non arriva la sostanza dal governo centrale, altre cose non si possono fare, secondo il mio punto di vista, non mi vengono perché poi per fare le cose servono le risorse. Ecco. E quindi al momento chiudo qui, poi rimango, ascolterò gli altri interventi, se mi viene qualche spunto magari lo dirò. Grazie Presidente.
Il prossimo intervento prenotato, Vittorio Marchetti. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io ricalco in parte l'intervento di chi mi ha preceduto e colgo un po' anche il grido d'allarme del sindaco, assessore alle finanze. Ma questo era un po' quello che dicevamo anche quando Vincenzo ha presentato giustamente una mozione per cercare di essere propositivo, no? Però noi tutti giustamente dicemmo in quella sede che sarebbe stato opportuno poi riportare questa discussione in una sede più appropriata per capire cosa effettivamente era nelle nostre potestà e cosa invece poteva, tra virgolette, passatemi il termine, no? Un po' rimanere libro dei sogni, perché in queste settimane qualcuno lo ha contestato anche, no, al governo, a partire dall'ANCI stessa. Cioè qui in queste settimane, in questi mesi abbiamo sentito parlare di potenza di fuoco, di miliardi come fossero pioggia di stelle cadenti, ma di fatto la situazione economica è quella che è sotto gli occhi di tutti, e quindi non è difficile intuire che ad oggi solo il 20% delle famiglie abbia saldato la prima parte della Tari. Non è difficile immaginare che alla scadenza della proroga già data per le attività produttive di luglio questo dato probabilmente sarà un dato forse addirittura ancora più peggiore. Quindi noi tutti l'abbiamo detto, no, al momento della presentazione della mozione, noi tutti vorremmo poter far slittare tutta una serie di imposte, ma slittare, diceva bene Lanfranco prima, non vuol dire abbattere. In queste settimane abbiamo letto di commenti anche del cittadino comune che giustamente, no, si preoccupa e dice: ma possibile che il sindaco mi invia la Tari a casa, no? Mi invia la tassa, ma io non ho lavorato. È sacrosanto perché ci sono famiglie che in queste settimane, in questi mesi, non hanno percepito nemmeno la cassa integrazione, e probabilmente forse qualcuno ha iniziato a percepirla adesso, attività chiaramente che sono rimaste chiuse. L'appello che noi facemmo, venimmo criticati anche per quello, l'appello noi lo facemmo nelle settimane immediatamente successive all'emergenza, lo facemmo a tutte quelle realtà produttive e a tutte quelle famiglie che non avevano subito alcuno stop. Noi dicemmo chiaramente che chi può paghi, non chiaramente chi era in difficoltà. Bene, oggi questa situazione, fin tanto che non ci sarà un intervento, come appunto dicevo nel passaggio poco fa, da parte del governo, come ANCI auspica, sarà molto difficile da un punto di vista tributario riuscire come comune a poter dare un incentivo. Abbiamo fatto un piccolissimo passo facendo slittare qualcosina, abbiamo fatto un ulteriore passo, poi magari ci arriveremo nell'intervento successivo con l'assessore Carassero per quanto concerne le attività, con l'occupazione di spazi pubblici, evitando, diciamo, un ulteriore balzello che possa in qualche modo gravare ulteriormente sulle attività produttive già provate da questa situazione, e magari favorendolo con altre iniziative che potremmo fare per incentivare, come dire, la passeggiata in qualche modo, e anche uno shopping che lasci i danari all'interno della città, no? Però questi purtroppo sono i mezzi che abbiamo a disposizione. Ai noi dobbiamo essere realisti un po' tutti quanti. Avremmo grande voglia di poter fare quello che in qualche modo era lo spirito contenuto nella mozione, ma qui non c'è il becco di un quattrino, e la situazione, se continua in questo senso, sarà, come dire, diventerà sempre più difficile anche mantenere l'attuale livello di servizi che comunque dobbiamo continuare a garantire. Eppure in una situazione di emergenza come questa, una città come la nostra ha garantito un livello di servizi assolutamente decoroso che non, probabilmente in altre realtà ha più stentato. Per cui non voglio essere pessimista, ma sicuramente qualche difficoltà all'orizzonte la vediamo, e riuscire nell'intento che ci siamo prefissati, se non ci sarà questa famosa potenza di fuoco, e io già nelle settimane scorse ero stato molto scettico rispetto a quello che vedevamo annunciare, perché si sono susseguiti una serie di annunci ma poi di sostanza se n'è vista poca, e parliamo in questo caso, non voglio entrare nello specifico di tutte le categorie, ma parliamo nello specifico della categoria enti locali, di questa famosa potenza di fuoco, fino adesso ne è arrivata
solo una minima parte che è servita per tamponare una infinitesima, ripassatemi il termine, parte di quello che poteva essere il problema che abbiamo discusso poco fa per i buoni spesa. Grazie, Presidente. Ah, scusate, Zingaretti? Io stavo per scrivere, Presidente, che avevo il microfono spento. Sì, stavo parlando a vuoto. Sì, allora, spero di non anticipare, ecco, di spostare troppo il dibattito, ma come l'avevo detto, devo andare in anticipo, però ecco, vista la convocazione di questa commissione congiunta, noi in questi giorni come gruppo abbiamo elaborato una serie di spunti di riflessione, appunto, che per forza di cose, come hanno giustamente detto coloro che mi hanno preceduto, a parer nostro dobbiamo elaborare una serie di proposte, una serie, ecco, di idee che vadano a toccare poco quello che è l'ambito economico, perché in quel caso purtroppo siamo completamente appesi al filo dell'azione di governo, che condivido anche con il collega Marchetti che mi ha preceduto, che purtroppo fino ad oggi sta mettendo molto molto in difficoltà gli enti locali, che siamo poi noi i primi ad interfacciarci con i cittadini. Però detto questo, abbiamo avuto modo, ecco, di confrontarci con cittadini provenienti da più categorie, quindi sia dal mondo dei commercianti che dell'associazionistico, sia sportivo che del volontariato, e quindi ho una serie di spunti che vorrei far presente alla Commissione, e poi rimarrà ovviamente il collega Giusfredi che magari potrà integrare e delucidare ulteriormente le nostre posizioni. Allora, si è parlato spesso del fatto che comunque, ecco, con l'agevolazione per l'occupazione del suolo pubblico per i commercianti, si è parlato spesso di attivare, ecco, di mettere in piedi quelle che sono le isole pedonali. Noi come gruppo su questo aspetto riteniamo che sia importante fare una sorta di regolamentazione, quindi progetti per regolamentare anche l'occupazione del suolo pubblico, per far sì che ci sia uno sviluppo organico e ben programmato delle aree che poi verranno occupate dalle attività, a prescindere poi dal periodo di tempo che verrà scelto, se ad esempio il weekend lungo, qualsiasi, ecco, modalità che sceglierà la Commissione, però appunto magari strutturare in maniera organica il progetto per l'occupazione del suolo pubblico, perché forse su questo si fa giocare tutto ciò che per via del coronavirus abbiamo perso. Ad esempio, nei scorsi giorni l'assessore Caracciolo ha già annunciato che ciò che riguarda gli shopping days o il cinema sotto le stelle sono attività che non avremo modo di fare. A proposito proprio di cinema sotto le stelle, questa è stata un'attività che, a quanto detto dall'assessore, per ora ovviamente è difficile da organizzare. Una proposta che facciamo è quella che magari l'assessorato alla cultura, che cura anche il tempo libero, possa iniziare a sviluppare un progetto per il cinema drive-in, e magari questo potrebbe essere l'occasione per fare qualche attività anche nella zona periferica della città, quindi non solamente nel centro, ma sfruttare anche la periferia e maggiori spazi per organizzare un'attività simile, che ne richiede veramente veramente molto, e farla in zone del centro limitrofe adesso potrebbe essere veramente difficile. Poi ritengo sia molto importante cercare in qualche modo di aiutare anche a costo zero le associazioni sportive. Faccio un esempio: ci sono molte associazioni sportive, magari nello specifico della categoria del ballo, che hanno problemi con le strutture, sono strutture molto piccole, che quindi ora si trovano in difficoltà a svolgere attività al proprio interno per via delle misure adottate dal Ministero dello Sport. Magari come il comune potrebbe provvedere ad una suddivisione delle aree verdi tra le associazioni sportive, tra qualsiasi, ecco, attività che sia possibile farla all'aperto, una suddivisione in turnazioni, giornaliera, oraria, quindi ben strutturata anche questo, per far sì che le società possano continuare nelle loro attività. Stesso discorso per le associazioni culturali. Sono molte le associazioni culturali che sono state obbligate a fermarsi in questo periodo, perché appunto torniamo sempre al discorso che ormai qualsiasi attività in spazi piccoli è impraticabile. Abbiamo l'Ex Claudia e potrebbe essere anche l'occasione per dar vita nuova all'Ex Claudia, sia all'interno che all'esterno di essa, e quindi metterla a disposizione di tutte quelle associazioni
che in questo momento sono completamente ferme. Poi alcune proposte ancora, ad esempio, per quel che riguarda gli abbonamenti dei parcheggi presenti nella zona, ecco, antistante alla stazione, quindi le strisce blu vicino alla stazione, si potrebbe pensare, per quelle persone che non hanno soffrito a causa del lockdown, semplicemente di prorogare l'abbonamento in quei mesi di stop, che essenzialmente sono marzo, aprile, maggio. Oppure un'altra cosa molto importante è che qui faccio proprio una domanda all'assessore delle attività produttive, la questione limite orario per i locali, semplicemente se è in vista un ripensamento ed eventualmente questo per quando avverrà, perché sappiamo che a livello provinciale è stato fatto, diciamo, un discorso in comune tra le varie città della provincia, però per capire se appunto questo limite dell'ora e l'una proseguirà o se, ecco, c'è qualche modifica in vista. Poi reputo che sia molto importante dare anche indicazioni, soprattutto agli studenti, per la riapertura e la riorganizzazione della biblioteca, perché anche lì vanno ovviamente rivisti gli spazi interni e le modalità di accesso alla biblioteca, che è tra l'altro un dibattito che è sorto anche negli scorsi giorni, e anche qui è importante capire come riattivare il servizio. E poi ultimi due aspetti che però reputo molto molto importanti, e colgo anche l'occasione, ecco, per la presenza dell'assessore Barbaliscia, di magari entrare in contatto con l'ASL eventualmente, perché arrivano molteplici segnalazioni del fatto che c'è carenza nell'ambito di psicologi e psicoterapeuti, e questo veramente mi preme tantissimo farlo presente, perché purtroppo ovviamente il lockdown anche su questo aspetto sociale ha causato molti molti problemi. E quindi ritengo fondamentale che ci sia anche un grandissimo sostegno per le persone, magari appunto, che hanno avuto problemi di depressione, solitudine, qualsiasi cosa. Quindi accertarsi e magari collaborare con l'ASL per potenziare sempre di più, anche magari tramite le associazioni di volontariato, questo sostegno alle persone. E in ultimo, eventualmente, una proposta da fare alla Commissione, valutare se necessario istituire una consulta con commercianti per anche parlare chiaramente con loro, perché l'abbiamo detto, la situazione economica è questa, e quindi mettersi ad un tavolo insieme, intanto per metterli a conoscenza di quelle che sono le nostre possibilità, quando dico nostre intendo ente locale, e poi appunto per lavorare insieme ad essi con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Detto questo, grazie Presidente, rimango finché posso, poi eventualmente proseguirà il collega Giustri del mio posto. Grazie. Sì Davide, ti ho lasciato la parola perché hai detto che tu poi devi abbandonare la Commissione, perché a questo punto io non so se rispetto alla parte tributaria se ci sono ulteriori interventi, altrimenti darei la parola all'assessore Caracciolo. Perché sui tributi mi pare che l'intervento io la parola dell'assessore sui tributi sia stato... E poi dopo ho chiesto io la parola sui tributi ancora. L'hai chiesta quindi ancora sull'intervento di Principi? Sì, di Lanfranco Principe, poi con Caracciolo magari dopo continuiamo. Ok, va ritieni. Bene, allora finiamo, andiamo avanti con quest'altra, con questa parte. Prego Vincenzo, a te la parola. Grazie Presidente. Allora, per quanto riguarda le difficoltà in cui versa l'ente, lo sappiamo lo si sa, e non è solo l'ente del Comune d'Aprile, è tutto il mondo che vive questa situazione, questa criticità, i servizi che devono essere comunque sempre forniti, eccetera. Ma da lì ritengo che qualche cosa in più si può sempre fare, perché non bisogna nemmeno, vero, il governo non sta facendo niente, come ha detto Marchitti, ha fatto talmente dei coriandoli, dei fuochi d'artificio con questi soldi, non si è visto ancora un centesimo, lo dico per cognizione di causa, perché vivendo all'esterno della vecchia attività lavorativa mi rendo conto di quello che è la situazione del territorio dall'altra parte della scrivania, e chiaramente i fuochi d'artificio e i coriandoli sono rimasti solo quelli. Per quanto riguardava quella famosa circolare di cui ha citato prima Lanfranco Principi, da una prima lettura io non sono molto d'accordo su quella prima lettura, sul mancato introito da parte dell'ente, e che avrebbero dovuto lasciare, se non ho capito male, dovrebbe pagarla poi l'attività aperta e quelle che sono rimaste aperte rispetto a quelle attività che sono rimaste chiuse. Io ho un'interpretazione leggermente diversa, magari con Lanfranco
poi ci possiamo vedere in ufficio con i dovuti accorgimenti di sicurezza, eccetera, per farmi comprendere questa interpretazione che ha fatto insieme forse al dirigente di questa circolare. E volevo capire e comprendere, se non ho capito male, dove c'è il passaggio che le attività aperte dovrebbero sopperire poi a quelle che effettivamente sono state chiuse. Quindi questo è uno dei passaggi. Dall'altra parte, quella che è la Tari, comprendo la necessità anche da parte del sindaco a suo tempo di dire che chi aveva la possibilità per le utenze domestiche doveva pagare. È vero, ma ci sono tantissime altre attività che non sono domestiche, come sanno tutti, che questa possibilità non ce l'hanno né avuta per 3 mesi né tantomeno adesso, perché hanno criticità legate agli affitti che i proprietari pretendono comunque, e quindi aggancia al fatto di rivedere quantomeno rispetto alla mozione anche un passaggio, non dico, ripeto, l'ente deve dare servizi, ma noi uno sforzo in più lo dobbiamo a prescindere fare. Non è che possiamo dire vabbè, il governo non ci dà i soldi, lo Stato non ci dà i soldi, ma il minimo non lo facciamo. No, nemmeno ci possiamo noi coprire dietro questo, perché il minimo si deve cercare di fare. I proprietari, per esempio, che hanno l'affitto dei locali che realmente sono stati chiusi con una comprovata certezza a fronte di un decreto nazionale che c'è stato, e non è difficile da individuare quali sono i locali che sono stati chiusi, che non sono di proprietà, andare incontro, o non dico all'abbattimento, perché sennò il comune non farebbe più nulla da parte di ricezione di incasso dell'IMU, ma quantomeno cercare di andare incontro in qualche misura ai proprietari che percepiscono l'affitto e che pagano anche l'IMU per intero rispetto ai 3 mesi che sono stati chiusi, è un passaggio doveroso per poter poi esaminare qual è la strada migliore per poterci arrivare. Perché una persona, un commerciante, lo faccio in pratica, che te paga 2.000 euro al mese di affitto e deve pagare l'IMU sul suo locale di proprietà, non percependo i 2.000 euro per la difficoltà del locatore, del locatario, guardate bene che seppure vuole fare un passo verso il locatario e dirgli: senti, i 3 mensili di marzo, aprile e maggio me le dai a dicembre, gennaio e febbraio, ma io l'IMU lo devo pagare. Quindi anche in quella direzione bisogna un attimino capire che tipo di spostamento col dirigente, con l'assessore, si può fare nei confronti dei proprietari degli immobili per dargli una sorta di mobilità o slittamento del pagamento, o in che modo intervenire se abbattere un pochino di più quella quota che spetta al proprietario dell'immobile. Questa è un'altra proposta che potrebbe andare in qualche modo discussa o suggerita da parte di chi è competente nel settore. L'altro passaggio per quanto riguarda la TOSAP, per quanto riguarda i locali commerciali, ottima soluzione per tamponare fino al 31 ottobre quella che è questo tipo di peculiarità messa in campo. Io sotto questo aspetto l'avevo già richiesto, ma che comunque l'amministrazione ne ha preso atto a prescindere nell'immediatezza, è un risultato che sotto questo aspetto può trovare applicazione, e trova applicazione in questo senso anche nelle modalità, perché ho notato, ho visto, ho letto quello che è stato poi portato sul pagamento della TOSAP, un progettino leggerissimo al SUAP che in via del tutto automatica dà la possibilità di allargare gli spazi con una sorta, tra virgolette, passatemi il termine, di autocertificazione con un progetto e il silenzio assenso per 7 giorni. Quindi quello è facilmente individuabile, l'importante è non andare oltre quelle che sono anche l'occhio e quella caratterizzazione che deve avere a secondo se ci si trova in una zona periferica, in una zona semicentrale o centrale, andare a individuare quel tipo di sistema che Zingaretti poi tra l'altro ha citato in una parte del suo passaggio. Questo è per quanto riguarda la parte tributaria. Così dicasi per lo spostamento della scadenza Tari, che io avevo proposto ma non ho ancora avuto risposta in questo senso. Spostarla di 1 mese o 2 mesi cambia poco. Prendendo in visione la mozione in un passaggio dove si dice che si può arrivare fino a marzo o aprile del 2021 valutando i dovuti accorgimenti, se si può prendere in considerazione, perché questo è un anno che è mondiale critico, non il comune di Aprilia,
sappiamo tutti, non ci possiamo mettere la cenere in testa e far finta che non ci sta. La difficoltà esiste, dobbiamo trovare quantomeno piccoli accorgimenti che stiamo noi commissari cercando di trasmettere e di far recepire nelle possibilità e nelle more delle entrate e del fornire servizi. Piccoli slittamenti di qualche mese in più non succede, non è che il comune cade o con piccoli accorgimenti, la coperta è corta, lo sappiamo tutti, però nemmeno ci possiamo girare dall'altra parte. Quindi io direi la via migliore è quella sempre che sta in mezzo, la parte né bianca né nera ma sul grigio. Quindi ma adesso che si sposta a luglio o lo spostiamo a settembre, quello di novembre lo spostiamo a gennaio, non è che cambia moltissimo, ma diamo un input e diamo una risposta a quelle che sono oggi le esigenze. Per il momento mi fermo a quello che è l'aspetto tributario. Grazie. Grazie Vincenzo. Una domanda per Ruberti che si è prenotato, si è ancora sul punto sempre dei tributi, perché altrimenti lascio la parola all'assessore Principi per rispondere a questo punto sollevato da Vincenzo Lapegna. Sì, sì, è sui tributi, sui tributi. Ok, allora a te la parola in modo che poi si possa rispondere eventualmente a entrambi. No, ma un intervento molto breve, solo per dire che la delibera dell'ARERA, l'autorità di regolazione per l'energia delle reti e l'ambiente, l'ARERA ha deliberato il 5 di maggio, è una delibera che dovremmo leggere tutti perché c'è un testo che dice molte cose ma è incapace di dare poi le giuste coperture. Sostanzialmente quello che il principio che viene affermato però riguarda sia le utenze domestiche che non domestiche. Le utenze non domestiche sostanzialmente vi si riconosce la possibilità di decurtare alle utenze non domestiche, parliamo di tari, scusate, questo non l'ho detto, si può decurtare rispetto alla tari la quota variabile, però non viene specificato nel dettaglio come si trova copertura a questa decurtazione, ed è per questo che dobbiamo attendere gli ulteriori atti del governo, perché in una prima fase l'autorità, ma così anche il dibattito parlamentare, aveva portato a dire che bisognava si poteva scontare o detrarre alcune quote alle utenze non domestiche limitatamente al periodo di chiusura certificato, e che i comuni avrebbero dovuto trovare l'equilibrio al loro interno, perché sapete che la Tari non è una tassa ma è una tariffa, e quindi il saldo deve essere sempre a zero. Successivamente il governo ha annunciato che che sarebbero stati stanziati dei fondi per i comuni a copertura di questa quota variabile. La delibera dell'ARERA, a mio avviso, prepara semplicemente un passaggio in attesa di copertura. Quindi facciamo un'ipotesi: il commerciante che ha chiuso la sua attività il 5 di maggio, l'ha aperta a fine maggio, ha X giorni di chiusura della propria attività, e la delibera di ARERA riporta anche nel dettaglio una formula per calcolare la decurtazione. È necessario, come ha detto chi mi ha preceduto, sapere se vi è una copertura del governo per questa quota o se non vi è. Stessa questione vale per le utenze domestiche, dove sostanzialmente all'articolo 3 e 4 di questa delibera ARERA viene fatta un'equiparazione tra i bonus energia, gas e luce che i comuni erogano, o meglio, i comuni istruiscono per l'erogazione di altri enti statali, quindi sono le famose tariffe scontate per le forniture necessarie, e trattandosi della Tari come stessa autorità, c'è stata un'equiparazione dicendo che è possibile concedere ai nuclei familiari svantaggiati una
una decurtazione di una tantum che non deve essere superiore alla quota variabile. Ora, anche qui non si parla di coperture, però mi pare che i nostri uffici possano cominciare ad avviare delle proiezioni, perché le formule che vengono qui individuate possono, cioè danno già tutti gli strumenti per capire di quali volumi economici parliamo. Quindi la mia richiesta su questo aspetto specifico è che l'ufficio tributi possa cominciare a fare degli scenari per quanto riguarda le utenze non domestiche che sono state chiuse, per capire a quanto potrebbe ammontare la quota diciamo da scontare, per prepararci a eventualmente chiedere al governo di coprire questa somma, perché da quello che io intuisco, ma non ho la palla di vetro, seguo semplicemente il dibattito politico e parlamentare, i comuni dovranno quantificare certificando le attività che sono state chiuse e la quantità di risorse necessarie per portare a un saldo zero della Tari. Quindi noi dovremmo cominciare a prepararci a fornire questo dato, mentre il lavoro da fare per le utenze domestiche è quello di comprendere chi potrebbero essere i destinatari, e credo che per questa seconda opportunità debba essere predisposta una domanda, quindi una richiesta individuale del nucleo per chiedere lo sconto una tantum nella quota che vi ho indicato. Questo lavoro sia necessario, quindi compatibilmente con le esigenze dell'ufficio, io chiederei che venga avviato. La seconda questione sui pagamenti, io credo che dovremmo insistere un po' a fare una campagna, perché non credo che solo il 20% delle famiglie, parliamo di utenze non domestiche, sia in grado di poter pagare diciamo tutta la quota o anche la prima rata. Siamo molto al di sotto delle aspettative. Mi pare che una volta una proiezione che ci eravamo fatti per i corridoi diceva che quantomeno un 50% dell'utenza nell'anagrafe tributaria a occhio e croce avrebbe potuto sostenere il pagamento della Tari anche in una formula unica. Quindi io su questo chiederei di far ripartire una campagna, un appello, insomma, e su questo chiedo anche che l'opposizione si faccia promotore insieme alla maggioranza di questo appello, che se il clima essere quello che ci ha indicato il Presidente della Repubblica di collaborazione, dovrebbe passare un concetto molto semplice: chi può paghi e subito, perché queste risorse servono per garantire i servizi a chi non può. Un messaggio molto semplice che però, se fosse avanzato diciamo all'unanimità, avrebbe anche una forza diversa. E la terza questione è che in questi giorni è stato attivato positivamente l'ufficio telematico dei tributi, ma si sono riscontrati dei problemi, in particolare con l'autenticazione dello SPID. Diciamo che questo, a mio avviso, non ha aiutato i pagamenti, perché siamo ancora in regime di semi lockdown e quindi molti cittadini hanno preso il via a pagare le bollette e le, diciamo, le somme di propria spettanza attraverso le modalità elettroniche. Ho ricevuto io stesso diverse chiamate da persone che non riuscivano a autenticarsi. So che c'è stato un problema che si sta risolvendo nel più breve tempo possibile, però vorrei dire che quel dato del 20%, se sistemiamo anche i pagamenti online attraverso l'anagrafe dei contribuenti, secondo me sono destinati a crescere.
alle attività commerciali interverrà la mia collega Iaco Angeli, ma mi pare che le proposte che sono arrivate vanno nella direzione che anche noi auspichiamo. Grazie. Grazie Omar, intanto io perché rimanga nell'audio, nella registrazione, avviso che la consigliera Iaco Angeli ci ha raggiunto, e, si è collegata alle 17.49 per la precisione, in modo che rimanga per il verbale. E, non so se vuole replicare sì, l'assessore prima che poi passiamo alle attività produttive. Prego. Grazie. Grazie Alessandra. Allora, diciamo, rispondo un attimino ai punti del consigliere Omar e poi chiudo insomma con le considerazioni e spunti del consigliere Lapegna. Noto con piacere il consigliere Uberti che come me ha ma non avevo dubbi che insomma che la leggesse attentamente la famosa circolare dell'ARERA del 5 maggio, che d'altronde non ha fatto che diciamo confermare quelle che erano le perplessità e l'illustrazione che ho fatto io all'inizio. Io ho tralasciato le formule matematiche che sono all'interno della circolare, mi sono limitato a dire che c'era in previsione per quell'attività in cui hanno subito la chiusura nel periodo del Covid a un abbattimento del fino al raggiungimento, se non vado errato, del 25%. E lei conferma che all'interno della circolare la prima perplessità che è nata era legata a come coprire, perché non faceva nessun riferimento a un eventuale contributo, a una fiscalità da parte del governo centrale per la copertura di quel 25% di abbattimento della quota variabile per le attività diciamo commerciali. E conferma lei che A oggi non c'è del tutto chiarezza. C'è un'ipotesi che dovrebbe coprire la quota il governo, e io l'ho detto in premessa, nell'eventualità che dovessero arrivare fondi legati all'abbattimento sia per quanto riguarda le attività, le utenze domestiche e le utenze non domestiche, noi non faremo altro che fare nostra la norma del governo e dare atto a tutte le azioni del caso. Insomma, per quanto riguarda il dato del 20%, facevo prima nell'occasione in cui avete sentito un bisbiglio con la consigliera Lombardi, facevo una considerazione. Noi quelle che sono le utenze non domestiche, nella gran parte, nella maggioranza dei casi, sono anche utenze domestiche, perché pagano la Tari per quanto riguarda le attività commerciali e sono chiamati a pagare la Tari per delle proprie abitazioni. Quindi capite che se la difficoltà è legata all'attività commerciale, di conseguenza a una difficoltà che portano poi a casa. E quindi probabilmente questo dato è legato anche a questo. Poi io confido che nei prossimi giorni questa percentuale, questo trend possa aumentare, però a oggi dobbiamo fare i conti con questo discorso di percentuale. Diceva bene Omar, insomma, avevamo messo con tanto entusiasmo in atto il portale del cittadino. È vero, allora, il portale ha funzionato fin dall'inizio, ha avuto problematiche legate allo SPID, mentre per coloro che accedevano con la Carta Nazionale dei Servizi non aveva nessun tipo di problema. E all'interno del portale abbiamo inserito a titolo gratuito e non necessariamente l'accesso con lo SPID o con la Carta Nazionale dei Servizi il calcolo dell'IMU immediatamente. Quindi a oggi
tutti coloro che vogliono calcolarsi l'IMU che scadrà adesso al 16 giugno sono in grado, con un programma messo a disposizione a tutti i cittadini o ai professionisti a titolo gratuito, a cui possono fare il calcolo. Relativamente alle osservazioni del consigliere La Pegna, fargli un complimento, nel senso che lui è stato promotore con la propria lista di quella famosa mozione in consiglio comunale. A oggi, dal discorso che ha fatto, probabilmente ha preso coscienza della difficoltà, e non avevo dubbi, insomma, no? Perché poi conosce bene anche la macchina amministrativa, ha preso coscienza delle difficoltà che avrebbe portato votare quella mozione tout court com'era, e a oggi diciamo che ragiona su un'ipotesi di slittamento delle varie scadenze. Noi, se devo essere sincero, fin dall'inizio abbiamo ragionato subito non su azzerare le imposte o su azzerare alcune imposte, ma ci siamo preoccupati dare un pochino di respiro ai nostri concittadini e a spostare le date. Purtroppo ragionavamo pure sullo spostamento della scadenza della Tari per le utenze non domestiche, ma poi andava a incozzare con la scadenza dell'IMU, quindi il cittadino si sarebbe trovato a pagare nella stessa scadenza due imposte. Continuiamo a ragionare. Io volevo dire anche un'altra cosa. Oggi la Tari che è arrivata è la Tari in acconto. Io confido, insomma, spero che per quando sarà poi il saldo, il governo centrale, in qualche modo noi, se riusciamo a trovare qualche risorsa, l'abbattimento possa avvenire in quella data. E io ancora, devo essere sincero, ci spero ancora che possa succedere, che possiamo in qualche modo agevolare il cittadino a quella data. A oggi, purtroppo, Vincenzo, è veramente veramente difficoltoso anche pensare solamente a uno spostamento della scadenza naturale, anche alla luce dei dati che ho dato all'inizio su quello che è stato attualmente l'incasso da parte della Tari. Grazie. Presidente, sull'IMU, per favore, che non ho ricevuto. L'IMU attualmente la scadenza, ho detto, è al 16 di giugno. Il calcolo è identico a quello del 2019, non abbiamo provveduto ad aumentare nulla, e come dicevo poc'anzi, quello degli affitti, diceva. Degli affitti per sì. Proprietari degli immobili. Il meccanismo dei proprietari degli immobili per indiscriminatamente, ma bravo. Cioè, lì purtroppo torno sempre al famoso discorso che intanto io a oggi non ho prontezza di quanto, no, perché se è un discorso generalizzato devo dirti di no a prescindere, cioè non siamo nemmeno qui a ragionarci sopra, nel senso che, ripeto, noi non vi nascondo che abbiamo grosse grosse difficoltà, nel senso che voi sapete bene che noi facciamo conto sull'IMU, sulla Tari, su quel che è la TOSAP, e in qualche modo ci abbiamo potuto mettere mano perché era l'unica imposta che potevamo, no, come amministrazione manovrare. Per il resto noi altre entrate non è che ne abbiamo, e quindi, insomma, io, cioè, posso puoi strappare una promessa da parte mia che la possiamo valutare. Io, se vuoi, la possiamo valutare anche insieme, possiamo ragionarci. Io sono a disposizione, l'ufficio non è aperto solo ai componenti della maggioranza. Io ricevo sopra tutti, e se poi da parte dell'opposizione ci sono spunti di questo tipo, per me non è altro che
che è una collaborazione fattibile, per carità, non c'è, per me non c'è nessun problema, però oggi vi assicuro che non è per cattiveria o per egoismo, ma mettere in campo qualsiasi tipo di agevolazione nei confronti delle imprese o dei cittadini per noi è di grande difficoltà. Okay. La Franco Zingaretti aveva avvisato che sarebbe andato via, però tra le proposte che ha fatto, tu ti eri allontanato un attimo, sì. Quindi credo che tu non l'abbia sentita, c'era quella che, insomma, una delle proposte che fa il suo gruppo era quella di posticipare la scadenza dei parcheggi per chi ha l'abbonamento lì alla stazione, per i pendolari che in questi mesi non hanno usufruito del parcheggio. Quindi di prolungarla del tempo del lockdown sostanzialmente. Allora, quindi non so se tu già sei in grado di darci una risposta. Sì, io posso a questo. Allora, io posso darvi una risposta in questo senso. La gestione dei parcheggi, come ben sapete, è appannaggio della multiservizi, non è una nostra gestione diretta, no? Io posso farmi portavoce di questa proposta ai commissari della multiservizi, perché anche loro poi devono fare un bilancio. Penso che grosse difficoltà, magari, ecco, almeno a spuntare qualche cosa non ce ne siano, però ecco, io l'unica cosa che posso dire è che mi faccio carico di parlare, perché ripeto, di fare una verifica, quella è una gestione della multiservizi, hanno un loro bilancio, io non so quanto possa incidere una agevolazione di questo tipo, però per carità me ne faccio carico e vi faccio sapere in seguito. Grazie. Tanto stiamo parlando solo di abbonamenti e sì. Abbonamenti annuali sì, a questo sì. Punto, perché posticipare la scadenza mesi, di quei tre mesi certo, di lockdown, certo. Quindi se puoi verificare questa cosa, ora mi veniva in mente perché lui si è allontanato, come aveva detto. Allora leggo che chiede la parola. Chiedo sempre se stiamo parlando di tributi, perché così cerchiamo di andare un po' un capitolo alla volta, altrimenti non riusciamo a lavorare. Penso di sì, Alessandro. Vedi, Vincenzo Giovannini ha detto sulle attività commerciali, parla di imposte sulla pubblicità. Allora leggo un messaggio di Giovannini. Sull'imposta della pubblicità delle attività commerciali non mi hai risposto. Proponeva anche lì se era possibile pensare a qualche agevolazione. Oggi sono andato di dire solo pensare, punto. Allora, non me la sento. Possiamo dire questa cosa a beneficio dei lavori della Commissione, perché è chiaro che questo è un momento in cui si raccolgono delle proposte. Bravo. Non stiamo dicendo che possono essere realizzate, però come commissione chiediamo all'assessore, quindi ti chiediamo di fare queste verifiche. Allora, per ora sicuramente parliamo di quella dei parcheggi, per ora sicuramente parliamo di questa qui delle pubblicità. Per quanto riguarda la Tari, mi pare che l'abbiamo detto un po' in tutte le salse, che dipende da aiuti che vengano dal governo, anche perché... il concetto resta sempre chiaro che nella concezione generale della Tari, se si fa una decurtazione ad una categoria va caricata su tutte le altre, per cui bisogna pure rimanere un pochino equi in questa cosa, sempre se non arriva un capitolo dedicato da parte degli enti superiori. Allora a quel punto è chiaro che la nostra volontà politica mi pare espressa in tante situazioni, no? La volontà politica è quella di poter agire, però ci devono essere dei presupposti economici, altrimenti rimane soltanto una cosa teorica. E ho la prenotazione della consigliera Iacoangeli, alla quale chiedo se l'intervento è relativo a tributi, oppure noi ci eravamo dati, prima che tu entrassi in commissione, avevamo pensato di far parlare prima l'assessore e poi eventualmente intervenire con i nostri suggerimenti. Ilaria, sì, Presidente. Il tema.
Sì, buonasera a tutti. Prima di tutto, scusatemi se sono riuscita a collegarmi solo ora per motivi lavorativi. Non ho seguito, quindi, e mi fa piacere, Alessandra, che tu mi abbia anticipato questa cosa, perché la mia domanda era rispetto all'ordine dei lavori, come li stavate svolgendo, e per non essere poi fuori luogo con gli interventi. Sulla Tari ci stiamo fermando adesso, diciamo, per trattare la tematica dei tributi, giusto? Quindi stiamo ancora sulla parte delle finanze. Della parte allora, di... se il tuo intervento è sulle attività produttive, siccome non ci sono altri interventi sui tributi, perché ne abbiamo parlato abbastanza diffusamente finora, sì. A questo punto, se il tuo intervento, come immagino, perché l'ha un po' anticipato anche Omar, è su proposte per le attività produttive, darei prima la parola all'assessore Caracciolo. Guarda Alessandra, soltanto una cosa, sulla Tari volevo dire soltanto una cosa, proprio una riflessione personale, poi ovviamente seguiamo tutto quello che è stato già detto prima. Volevo soltanto dire che ho notato personalmente che sono arrivate appunto le bollette, no, per il versamento del tributo, e mi aspettavo che questo invito che noi avevamo concordato anche in una commissione precedente a questa, quella appunto sulle finanze, che questa voce di che doveva essere evidenziata per cercare di far capire che chi non è stato intaccato dal Covid-19 aveva tutti gli strumenti, ovviamente nelle proprie possibilità economiche, di poter sostenere il tributo a fronte di chi purtroppo non ha avuto questa facoltà, perché magari non ha lavorato, perché magari c'è avuto un'interruzione appunto del reddito in entrata. E purtroppo ho trovato questo invito soltanto in fondo alla pagina. Quindi quando mi è arrivata la bolletta Tari, l'invito al pagamento dell'unica rata che eravamo sulla quale proprio tu stessa, se non ricordo male, avevi sollecitato di mettere la frase sul quadro, sì, ben specifico in alto, in modo che fosse stato visibile a tutti. Ecco, io ero rimasta un po' a questa situazione e io come te sostenevo appunto di mettere in evidenza questo riquadro in maniera un pochino più determinante, perché penso che oggi la questione è questa. Ci sono persone che non hanno avuto nessuna ripercussione economica, hanno avuto costantemente il reddito mensile che avevano prima del Covid, e che penso sia buon senso per tutti i consiglieri e tutti i commissari cercare di unire le forze, di invitare queste persone a mantenere diciamo, la retta via. Per fare che cosa? Per aiutare le fonti, insomma, il fondo comunale che gestirà poi il servizio che siamo abituati a tenere sul territorio, ed andare un po' a sopperire invece a tutte quell'altra parte di cittadinanza che ovviamente, vuoi o non vuoi, purtroppo per ovvi motivi economici si trova oggi in uno stato che non ha sicuramente desiderato. Quindi rispetto al tema delle finanze ho soltanto questa osservazione da produrre, non so se l'avevate già fatta. Allora, guarda, rispetto a dove è l'invito alla cittadinanza, no, lo stai dicendo tu adesso. Io in realtà ho collaborato io stessa alla stesura della frase da mettere nella bolletta, però non mi sembrava che fosse in coda, appunto, nella parte narrativa in cui si chiede a chi può preferibilmente di pagare in un'unica rata. Ora, graficamente, siccome io l'ho ricevuta via mail, non so se graficamente può essere arrivata diversa. Il punto è questo, ma lo riferisco a tutti, ovviamente non a te. Avrei preferito il riquadro in alto, se fosse stato possibile inserirlo al sistema, dove proprio sul dell'area posso dire una cosa. Io, dalle polemiche che ho letto su Facebook, credo che quella non l'abbia letta proprio in considerazione. Persone, perché per fare la polemica l'hanno letta benissimo quella frase. C'è stato, insomma, qualcuno che ha avuto da scrivere veramente per ore e ore, e quando la dicitura era molto semplice. La mia non è una polemica, era un'osservazione sulla base dei lavori che avevamo lasciato nella Commissione Finanze, dove la riga, forse, dico forse, ma è un'osservazione mia personale, se fosse stata la stessa frase che c'è messa, che va benissimo, perché la frase va benissimo, non in fondo alla prima pagina, forse avrebbe avuto più risalto, cioè anche nella lettura del testo, però questo è semplicemente per
un'osservazione. Poi sulle attività Invece per quanto produttive. riguarda l'altra cosa che tu hai detto, cioè l'invito a tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione a fare in modo, a spronare la cittadinanza che non ha avuto un danno dal Covid, quindi a chi ha uno stipendio garantito a pagare, l'ha già rappresentata anche Omar, quindi Benissimo, no, io non sei l'ho in sentito, quindi supporto a quanto è stato già detto. Grazie, Ilaria. perfetto, grazie a voi. Allora, se l'assessore si può avvicinare o parli da lì tu? Ah, ok, va bene. Lo sentite? Guarda, parla un po' Gianfranco perché io ti sento in diretta, quindi devono rispondere loro. Sentono anche gli altri. Datemi conferma, se no continuo a parlare da solo. Vai, assessore. Si sente, vuole parlare, si sente. Perfettamente. Grazie. Allora, diciamo che vorrei un po' ripercorrere un po' quello che è stato tutto lo sviluppo delle attività produttive, sia come amministrazione che come ufficio, dall'inizio del Covid. Diciamo che noi ci siamo anche adeguati un po' a quelle che erano state le tempistiche dettate proprio dall'emergenza, per cui lavorando anche un po', come si dice, in economia, abbiamo fatto dei passaggi che dovevano andare incontro sia ai commercianti che ai cittadini. Mi riferisco alla spesa a domicilio, che ha avuto anche la collaborazione di parte dell'amministrazione, per cui ha avuto una certa adesione e un certo riscontro da parte sia dei cittadini che dei commercianti. Era finalizzata al fatto che in quel momento non ci dovesse essere molta gente in giro, ma era anche finalizzata al fatto che i commercianti, dove potevano dare il via alla loro attività commerciale. Ci siamo poi adeguati con l'apertura della pagina dovuta all'igienizzazione, quando si sono cominciate a intravedere le prime aperture, e quindi per dare la possibilità alle aziende di ricorrere i tempi ristabiliti rispetto a quelli che erano i famosi DPCM e poi le ordinanze regionali, e in ultimo con una piglia di parte che è quella che, diciamo, oggi come oggi sta facendo un po' l'elencazione di quelle che sono tutte le normative presenti sul territorio nazionale e regionale e per quello che riguarda appunto la riapertura. Io volevo rispondere un attimino, solo che adesso non c'è più, a quelle osservazioni che faceva Davide Zingaretti. Diciamo sì, io ho detto che ci sono delle grosse difficoltà ad attuare sia gli shopping day sia il cinema all'aperto, così come siamo stati abituati a conoscerlo negli anni precedenti. Ma vero è che insomma ci stiamo attivando per quello che riguarda questo tipo di attività, chiaramente rivedendole un attimino e facendo delle proposte che poi oggi porto qui e poi vanno condivise e integrate da quelle che saranno le vostre. C'è stata il primo passaggio è stato da parte del governo centrale, che ha dato la possibilità di occupare gli spazi all'esterno delle attività, e questo l'abbiamo recepito direttamente, quindi c'è un'ordinanza, e come ha ricordato il commissario La Pegna, c'era anche la possibilità da parte del commerciante di attivare sulla la procedura abbastanza semplificata sullo sportello attività produttive. L'altra è quella di attuare una serie di serate di chiusura durante la fase estiva, anche approfittando di un'altra iniziativa che viene da parte della legge, cioè la deroga ai saldi e alle vendite promozionali, per cui è possibile farle già direttamente ora. Quindi modificando l'articolo 8, integrando l'articolo 8 della legge 22 regionale. Quella chiusura delle strade, così come era stato anche, diciamo, richiesto proposto nella mozione presentata dalla Pegna e condivisa poi dal Consiglio Comunale. La chiusura di queste strade dovrebbe portare all'occupazione della sede stradale da parte delle attività commerciali, lasciando chiaramente la possibilità ai cittadini di poter usufruire dei marciapiedi, e attivando accorgimenti che non sono proprio quelli come li abbiamo conosciuti, ovvero noi quest'anno la proposta è quella di fare un impianto di filodiffusione che possa permettere un'educazione della musica, diciamo, tipo d'accompagnamento nella passeggiata su tutta l'area interessata, senza vedere la sovrapposizione delle varie band musicali che abbiamo visto negli ultimi anni, per cui si creava confusione, ma soprattutto assembramento.
Quindi questo è uno degli accorgimenti che erano stati dettati e concordati anche con la Proloco. C'è diciamo, la collaborazione che viene richiesta appunto a Proiettiamo Aprilia e all'associazione presente sul territorio come il Mercatino, Proiettiamo Aprilia, la rete dei commercianti, che anche loro hanno avanzato delle proposte chiaramente finalizzate ad attivare quelle che sono le procedure e le possibilità di incremento e recupero di quelle che sono state le carenze di guadagno in questi mesi. Questi sono stati un po' dei passaggi. Per quello che riguarda il cinema sotto le stelle, oggi diciamo chiaramente non sarà come l'abbiamo conosciuto, sicuramente, però cioè, la normativa ci permette di poterlo preparare. Chiaramente ci sarà un contingentamento delle presenze, una ripartizione degli spazi e quindi dovremo in qualche modo valutare la possibilità di attivare anche una prenotazione online o una biglietteria gratuita per quello che riguarda appunto il conto del contingentamento, senza che chiaramente resta sempre un libero accesso e a titolo gratuito. Queste sono un po' quelle che sono oggi le iniziative che sono state un po' riportate per quello che riguarda il discorso della ripresa da parte nostra. C'è un'ulteriore possibilità di attivazione di piccole attività su Piazza delle Erbe, una volta finita, ex Piazza delle Erbe, una volta finita, dove potremmo fare delle piccole attività teatrali o cinema di nicchia, cosiddetto. E quindi questo è un po' il passaggio che è stato fatto. Per quello che riguarda il discorso che sottoponeva anche sempre il consigliere, il commissario Zingaretti, la proroga degli orari. Allora, oggi come oggi gli orari sono abbastanza, diciamo, liberalizzati per quello che riguarda il discorso della normativa. Noi abbiamo ripreso appieno quello che è stata la nostra ordinanza numero 74 del 2012. C'è soltanto da fare una premessa che noi l'adeguamento dello spostamento sempre più in avanti dell'orario di chiusura delle attività era finalizzato alla verifica appunto anche dell'andamento dei contagi, per cui è chiaro che se le cose continuano ad andare in una certa maniera ci sarà sicuramente la possibilità di tornare al famoso H24, ammesso che qualcuno lo voglia fare. Per questo però abbiamo necessità che ci sia una massima collaborazione da parte dei commercianti e dei gestori, soprattutto di pub e birrerie e esercizi commerciali che restano aperti fino a quell'ora. Io volevo fare anche un'altra invece un invito come amministrazione. Come forze di maggioranza e di opposizione dovremmo rivolgere ai commercianti, specialmente quelli del centro urbano. Noi ci siamo trovati negli anni scorsi a chiudere le strade in determinati orari e poi magari in coincidenza con quelli che erano il periodo feriale c'erano anche le attività commerciali chiuse, per cui io non so quale saranno, adesso dipenderà anche dalle proposte che farete voi, il numero delle serate di chiusura, però c'è necessità che se si chiude le attività commerciali devono rimanere aperte. Non possiamo creare soltanto disagi a quei cittadini che sono residenti nelle aree interessate. Perché i disagi li creeremo sicuramente, però saranno anche tollerati, penso, in quello spirito di solidarietà che oggi veniva richiamato anche col pagamento della bolletta da parte di chi poteva. Perché non possiamo predicare la solidarietà su Facebook o su altri social e poi quando poi dobbiamo mettere mano al portafoglio dimentichiamo di essere cittadini di Aprilia o d'Italia. Questo è un po' quello che sono state diciamo, le proposte che sono avanzate. Non so se sono stato chiaro o meno, comunque sono qui a disposizione e comunque era finalizzato questo incontro a raccogliere quelle che sono le vostre proposte e valutarle insieme. Grazie. Assessore, allora io ho la prenotazione di Marchetti che poi deve lasciare i lavori, quindi gli darei immediatamente la parola. Dopodiché gli altri ovviamente si prenotano in chat. Vai Vittorio. Grazie Presidente, grazie mille. Chiedo già scusa perché purtroppo per un altro impegno alle 18:30, come annunciato in chat, dovrò abbandonare la seduta. Allora, intanto ringrazio l'assessore Caracciolo per questo riepilogo di tutta una serie di iniziative che in questi mesi di difficoltà sono state messe in campo dal settore per cercare per quanto possibile di
di venire incontro alle esigenze appunto delle categorie produttive, cercando di stimolare il più possibile, e bene ha fatto anche nella sua chiusura a fare appello, come dire, anche alla solidarietà di tutti quanti noi cittadini a sostenere queste attività che in questi mesi appunto con diverse attività abbiamo cercato in qualche modo anche di appunto di supportare. Bene se avremo la possibilità di fare attività in sede fissa, come ha fatto l'esempio poco fa di Piazza delle Erbe una volta finita la ristrutturazione, o di altre tipologie come il cinema, o magari potranno esserci altre iniziative. Chiaramente non potrà essere un'estate come quella che siamo stati abituati a vedere in maniera compiuta con tutti gli eventi che conosciamo, però sicuramente se questo sarà il trend, noi ce lo auguriamo, alcune attività, alcune cose si potranno fare sempre con le dovute accortezze. In previsione di questo ragionamento e quindi in concomitanza con eventualmente iniziative in sede fissa, il mercatino eventuale o appunto l'occupazione dello spazio pubblico da parte delle attività, la mia proposta, che un po' è stata quella portata, diciamo così, anche all'attenzione del tavolo fatto con le associazioni, come ricorderà l'assessore, e quindi in questo senso condivido anche il suo passaggio rispetto al fatto che le associazioni stesse poi debbono sensibilizzare tutti i commercianti e gli artigiani a sostenere queste iniziative, ovvero laddove noi metteremo in piedi iniziative di chiusura o di occupazione di spazio pubblico, è ovvio che le attività è auspicabile che siano chiaramente tutte aperte. In questa direzione, appunto, dicevo, anche nell'ottica del lavoro che abbiamo fatto qualche giorno fa con la Commissione Lavori Pubblici, quindi del nuovo percorso ciclabile che andremo a mettere in moto di qui a breve, ci auguriamo, quindi con tutta una serie di possibilità ulteriori di collegare un cosiddetto anello cittadino con tutta una serie di strade anche sempre più a ridosso del centro, ma non solo, perché poi come abbiamo visto nel tragitto ci sono tutta una serie di zone che non sono esattamente centrali. In questa ottica la mia proposta è eventualmente di aggiornare quel tavolo nel quale appunto si sono discusse alcune proposte, alcune iniziative che le stesse categorie hanno avanzato. Magari, io dissi in quella sede, è possibile immaginare che in una situazione così particolare alcuni orari in cui sono state fatte anche delle isole pedonali possano essere riviste, alcune giornate possano essere riviste. Quindi la mia proposta è, nell'ottica della progettazione che abbiamo fatto per favorire una mobilità ciclo pedonale sempre più, come dire, spinta, diciamo così, passatemi il termine, immaginare che, a differenza magari delle altre annualità in cui prevalentemente la giornata indicata era il giovedì, e dalle 20, si potrebbe immaginare che questa tipologia di isole pedonali possano essere sperimentate anche in altri giorni della settimana, magari più a ridosso del weekend, magari con orari anche un pochino più allargati. E quindi il concetto famoso che abbiamo spesso citato, quello del centro commerciale naturale, avrebbe un senso, perché nel momento in cui, faccio l'esempio della domenica, c'è un mercatino, ci sono le attività commerciali aperte, magari chiaramente durante il periodo estivo capisco che durante l'arco della giornata possa essere difficile immaginare tutta la giornata, ma magari in alcuni orari che possono essere quelli, come dire, sempre più a ridosso del tardo pomeriggio, immaginare un'isola pedonale che possa essere aperta anche alla passeggiata o al transito delle bici potrebbe essere un'idea in qualche modo che sostiene appunto l'occupazione dello spazio pubblico da parte delle attività commerciali, e l'idea di incentivare anche gli acquisti appunto nella rete, come dire, degli esercizi di vicinato, siano essi commercianti, siano essi artigiani. Quindi chiudo con la proposta appunto di riaggiornare questo tavolo, mettendo in campo magari delle ipotesi da portare al vaglio anche delle associazioni di categorie. Quindi se decidiamo che possano esserci altri, come potremmo chiamarli, degli spot per capire se c'è da parte della cittadinanza e da parte anche delle attività una ricettività in questo senso, quindi immaginare che ci possono essere delle date stabilite in cui fare dei tentativi, fare delle iniziative che in qualche modo
prima di standardizzarle, cioè di farle diventare un appuntamento o un calendario vero e proprio, possano essere un po', come dire, degli interventi che ci danno un po' il polso della situazione. Vi ringrazio e vi saluto. Grazie Vittorio. Ci sono interventi ulteriori rispetto... Sì, Vincenzo Lapegna. Prego Vincenzo. Grazie, scusami che poi il tempo di riattivare sia telecamera che... Sono almeno... sono abituata con una media di 25 adolescenti. Esatto. Nessuno gli meglio di te lo può fare e lo può capire. E anche per una collaborazione anche nostra interna, più fattiva, che ci abbiamo rete, riusciamo a lavorare bene, devo dire la verità. Allora, intanto inizio con una premessa. Sono estremamente contento di quanto non dichiarato dall'assessore alle finanze, perché non mi trova pienamente in linea, però mi riceverà quanto prima, lo vado a trovare, le mie proposte fino a dove potranno arrivare le verificherò con lui, quindi chiusa la parentesi sotto questo aspetto, anche se costruttiva, perché poi Lanfranco conosce il suo mestiere, io il mio, e quindi avremo un confronto ottimale sotto questo aspetto. Però veniamo a Gianfranco, sono molto contento di quanto ha affermato Gianfranco, perché innanzitutto è un conoscitore del tema commercio, per il pregresso della sua attività lavorativa, come ognuno conosce le proprie, lui è uno di quelli che sul territorio lo vive, c'è stato, mi fa piacere che ascolta ciò che saranno poi le proposte, alcune proposte che ha messo già sul tavolo mi soddisfano in questo senso, se poi trovano chiaramente la piena applicazione. Dai primi interventi, dall'ultimo intervento anche di Vittorio, che è stato già pure lui assessore al commercio, trova l'indicazione, la strada intrapresa è fattibile e è fattiva. Quindi sono estremamente contento, anche perché con Gianfranco diciamo tra virgolette un rapporto, passatemi il termine, quotidiano nel dialogo, nel costruire qualche cosa nell'ambito commerciale. Più volte abbiamo avuto modo di fermarci proprio in strada e approfondire alcuni temi. Quindi sotto questo aspetto io sono estremamente contento, perché poi comunque si rappresenta una bella fetta di persone che fanno questo tipo di attività oggi in città. Una delle proposte, allora, innanzitutto quando Gianfranco ha fatto quel passaggio nel ribadire un concetto che è importante, no? Che sembra passato in sordina, ma non lo è, almeno per me, quello di rivalutare e riaffermare il senso compiuto non nel termine, ma di shopping serale o shopping day, come serate shopping bianco, come si voleva chiamare, giustamente quel tipo di passaggio che ha fatto Gianfranco, dove ha recepito in maniera chiara che non si potrà chiamare come una volta il giovedì bianco, assolutamente no, sarebbe impensabile, ma nel suo passaggio ha comunque detto che si possono fare le serate nel rispetto della sicurezza e del distanziamento, e soprattutto da parte delle attività commerciali produttive avere una estrema considerazione di quelle che è la tematica sicurezza, quindi da porre tutti quelli che sono i sistemi di sicurezza che dovranno approntare per l'affluenza magari un pochino in più rispetto a quella normale che dovranno adottare. Per me anche sotto l'aspetto di un controllo va benissimo, perché prima a mettere in campo che vuole avere un risultato l'attività commerciale in primis deve adottare quei sistemi di sicurezza in grado di garantire apposta la sicurezza, e quindi Gianfranco sotto quell'aspetto mi trovi estremamente d'accordo. La mia proposta è quella. Chiaramente l'iniziativa di apertura dei locali commerciali ci deve essere in concomitanza della giornata o dei due giorni, poi stabiliremo. Io sono per i 2/3, ma se sono già due giorni di chiusura settimanale della strada, dai la possibilità di una piccola ripresa a quelle attività che sono sotto stress, ne abbiamo parlato prima, con i pagamenti arretratissimi, e dai una possibilità in più con quelle due giornate. Se si riesce a individuare la terza, ma magari di chiusura. Però intanto mi accontenterei di queste due giornate. Però
Qual è la mia proposta? Di non aspettare il mese di agosto o di luglio e fare quelle serate di chiusura. Lo step di cui mi voglio agganciare in qualche modo, però in un passaggio mio a quello che dicevo prima, chi mi ha preceduto, è di iniziare fin da metà di giugno, magari dalla metà di questo mese, a fare a step l'apertura delle attività commerciali concomitanti con la chiusura delle strade e farla pedonale. Perché se noi non abbiamo contezza, quantomeno di una prova, chiamiamolo prova, chiamiamola chiusura step, ma di mettere in campo già quelle iniziative e dare la possibilità già ai commercianti di fruire fin da metà giugno, così abbiamo un termine più ampio, no? Come hai detto te, il fatto dei saldi, il fatto delle promozioni, sono già proposte messe in campo, contestualmente chiudiamo quelle, non tre, due volte a settimana, ma facciamolo con i criteri e i crismi di dare una possibilità di poter lavorare di iniziative. Sicuramente le attività commerciali non possono mettere in campo la banda musicale di aggregazione, assolutamente. Non è questa la mia intenzione, nemmeno è questa la mia proposta, ma diamo la possibilità fin da metà giugno a step per tentare di iniziare questo percorso di chiusura delle strade e la possibilità di iniziative che possono mettere in campo le attività commerciali, rispettando quello che oggi abbiamo come chiusura, che è l'una, facciamo l'una, pian piano si amplieranno rispetto a quelle che saranno il calo dei contagi e ciò che arriverà dal PCR regionali, bene, ci adegueremo. Però metti in campo, caro Gianfranco, come suggerimento, una mia proposta, che poi gli altri faranno ognuno la propria parte, di partire nell'immediatezza. Da qui a una settimana di tempo, 10 giorni di tempo, mettere in campo quel percorso che vada a chiudere quantomeno queste due le strade, questi 2 giorni a settimana. Se poi c'è sta sottospese di giovedì che vuoi fare non serata bianca, ma la vuoi fare diversamente, ma diamo ampia disponibilità in questo senso. Dall'altra parte anch'io convengo con la battuta, e nemmeno tanto battuta, di solidarietà rispetto a chi ci abita. C'è una necessità, un'urgenza, un'impellenza, chi ci abita è chiaro che si deve fare in modo che con la protezione civile o con un sistema di sicurezza si faccia arrivare a casa o uscire da casa chi è residente, ma non per motivi solo per fare la passeggiata, anche se sembra un po' limitativo, ma è qui che va incontro a quella che diceva, credo, Gianfranco, la solidarietà. Mettere a disposizione anche chi ci abita la possibilità di far lavorare quelle strade, che è un ritorno per tutta la collettività, con le entrate di conseguenza, e dare spazio alla città di vivere, perché oggi alle 8, 8 e mezzo, 9 di sera, chi vive la città vede che non c'è città, è morta. Quindi una delle mie prime proposte è iniziare presto, da qui a metà mese, iniziare con questi 2 giorni e valutare poi di volta in volta, e programmare con l'associazione di categorie, con i commercianti, con coloro che vogliono collaborare con te, costruire questo percorso a step. Ma non aspettiamo agosto, perché è troppo tardi. Tante attività non riapriranno, molte sono chiuse. Diamo la possibilità anche a chi non ha aperto di aprire. Per il momento mi fermo, voglio ascoltare un attimo un percorso in questo senso, e che idea c'ha Gianfranco a questo punto di chiusura di percorsi, e fin dove e in che modo intende chiudere, nel pomeriggio, verso sera, e quali sono le piccole iniziative che le attività commerciali possono mettere in campo, fatta salva le situazioni di sicurezza che le attività commerciali devono garantire, non solo l'entra, soprattutto le attività commerciali, e quelli che sono i sistemi di sicurezza che si possono adottare per una maggiore fluidità del traffico locale e dei cittadini. Ma quei 2 giorni a settimana non credo che il traffico locale ne risenta talmente tanto, perché dopo le 8:30, 9 di sera non c'è più nessuno in giro. Grazie per il momento, Presidente. Allora, io ho prenotato Vincenzo Giovannini, però l'assessore voleva replicare un attimo alla Pegna. Quindi Giovannini, aspetti un attimo, così magari ti anticipa qualcosa anche l'assessore. Prego. Sì, non è un evento, diciamo che volevo tanto rispondere a lui. Personalmente penso che possa essere interessato un periodo di 2 giorni di chiusura, e soprattutto i giorni del venerdì e del sabato, ma questa è una mia idea che deve essere condivisa chiaramente. Perché? Perché sono le due giornate, i giorni successivi sono quelli che c'è poca gente che lavora, per cui ci potrebbe essere più circolazione, più voglia di passare.
La domenica sera significa che la mattina e lunedì si va a lavorare, così come giovedì, come facevamo prima, era coincidente col venerdì successivo dove la gente andava al lavoro e quindi magari a un certo punto erano costretti, tra virgolette, a rientrare a casa. Mentre spostarlo nel venerdì e il sabato, le serate, potrebbe permettere una maggiore disponibilità di tempo e di passeggio. Le strade chiaramente saranno quelle interessate. Grosso modo dalla parte centrale di Aprilia, come lo sono sempre state, quindi le zone centrali. Ecco perché abbiamo chiesto la collaborazione anche di altre attività, come la rete dei commercianti, proiettiamo Aprilia e il mercatino per magari farlo girare sulle diverse strade, senza lasciarlo chiaramente in una sola zona, ma cercando di portare appunto le persone a visitare le strade principali di Aprilia, poi sono quattro, quindi non è che ci siano grosse difficoltà a farlo. Questa però rientra sempre nell'ambito della proposta. Una richiesta che potremmo fare ai commercianti, ma questa è una maggiore, a parte che diciamo, ecco, come dicevo, ricordavo prima, c'è già una deroga a quelle che sono le vendite promozionali di saldi, per cui ci potrebbe essere una maggiore disponibilità anche all'acquisto da parte dei cittadini. Un'iniziativa, la butto lì, potrebbe essere che, ne so, dalle 10:30 o dalle 11 c'è un ulteriore abbassamento del 5%, del 2%, del 3%, un'offerta che il commerciante fa al cittadino, proprio per incentivarlo anche a stare più tempo a spasso ed usufruire di uno sconto che, seppur piccolo, potrebbe essere sempre un vantaggio economico. Soprattutto quello che dovremmo cercare di elaborare è un discorso di tutela di quelle che sono le attività commerciali interne ad Aprilia. Fare i post su Facebook, infatti anch'io per carità, vanno bene ma lasciano il tempo che trovano. Dobbiamo fare squadre, questo è quello che ho chiesto prima ai fiorai e poi agli asili nido, ai commercianti, ai farmacisti, ai commercianti. Fare squadra. Qui è importante che in questa fase Aprilia sia solidale con se stessa. Quindi in qualche modo debba cercare di uscire da questo che è un tunnel che, come ha detto bene anche Vincenzo prima, riguarda tutto il mondo. Però noi dobbiamo parlare di quello che ci riguarda, del nostro piccolo mondo antico, come una battuta alla Pozzetto. Però ecco, diciamo, un minimo di interesse nostrano lo dobbiamo avere. E quindi ecco, questo era un po' il discorso che volevo fare. Non era una replica, come diceva, perché non c'era poco da replicare, era una risposta. E fare una proposta contestualmente su quelle che possono essere le serate di chiusura. Non andrei oltre perché poi si rischia veramente di infastidire la gente e creare più malcontento che condivisione. Questo è tutto. Aspettiamo gli Presidente, altri. se mi consenti di chiudere il discorso con Caracciolo, che era un discorso Sì, aperto in questo Vincenzo, momento. certo. Posso? Grazie. Niente, Gianfranco, con me mi trovi d'accordo e quando dico con me, con una bella fetta di situazioni che nel centro vivo ultimamente. Quindi questo è recepito positivamente. Sì, sono d'accordo, perché la terza giornata magari può essere pure deleteria rispetto alle due, quindi mi trovi d'accordo. Mi trovi d'accordo anche col venerdì e sabato, che sono le due giornate in cui maggiormente la gente ha voglia di uscire e di frequentare, soprattutto nel periodo che va verso l'estate, la città e il centro. E quello che mi soddisfa è che non limitare il centro inteso come Piazza Roma, perché non è così e nemmeno si limita a via Carboni o a via Marconi. Il centro è un centro storico ben più ampio, certamente non tutta la città d'Aprilia, ma noi conosciamo qual è il centro storico di Aprilia e quindi questa iniziativa del mercatino e di altre iniziative di allungarle anche su Via dei Lauri, che è centro storico, fino a un certo punto, compatibilmente con la fruibilità chiaramente della viabilità stradale, ma cerchiamo di tenere presente, non come di recente il passato, che finisce a Via Carboni e Via Marconi. Non è così il centro storico, l'hai chiarito, bene hai fatto e se hai recepito in questo senso mi trovi d'accordo. Ti ringrazio. Parola a Vincenzo Giovannini. Sì, grazie Presidente. Allora, io ho ascoltato con attenzione quello che ha detto l'assessore Caracciolo, che ci ha illustrato. Allora, diciamo che non è che c'è solo il punto del discorso del commercio al centro, nel senso che bisogna fare un po' un ragionamento un po' a 360 gradi, secondo me, perché poi non bisogna trascurare nulla. Allora,
Io sono d'accordo sull'impostazione che ha dato l'assessore per quanto riguarda far vivere il centro, ok, quindi fare questo tipo di iniziative 2 volte a settimana, venerdì e sabato mi trovo d'accordo, e quindi estenderlo anche un po' più, quindi il centro non è soltanto lì, ma estenderlo un po' va bene. Però lui quando diceva anche il discorso del cinema all'aperto, alcune iniziative che si sono mette in campo, oppure la Piazza delle Erbe, io credo che bisogna fare un ragionamento un po' più ampio, nel senso che, visto che quest'anno sicuramente sarà un anno particolare, quindi non ci saranno neanche le feste di quartiere, perché non credo che si possano fare feste di quartiere, e quindi questa, la nostra città vive un momento un po' così, un po' più, diciamo, spento. Quindi secondo me, faccio delle proposte, sempre il cinema all'aperto, io non lo concentrerei soltanto lì a Parco dei Mille, io farei anche un discorso di estenderlo anche nelle zone periferiche, quindi che ne so, i vari comitati di quartieri, magari anche i vari quartieri, tipo, che ne so, Campo di Carne, Campoverde, Terciatella, Isole, non lo so, adesso dico i vari quartieri, Fossigna, magari fare delle proiezioni del cinema all'aperto una serata anche in questi quartieri, per far vivere gli stessi quartieri, per non concentrare tutto quanto al centro, anche per dare la possibilità nelle zone periferiche anche di vivere i loro momenti di aggregazione fatta sempre oculata, con tutte le sicurezze che ci devono essere, quindi dando la responsabilità a chi ovviamente gestisce queste cose con molta attenzione. E questa è una proposta, quindi, che io faccio, quindi di estendere questo tipo di attività. Poi ricordiamoci anche zone importanti della città come Toscanini e Montarelli, che anche lì ci sono attività commerciali, specialmente al quartiere Toscanini. Quindi non so se è lì, che poi il commercio è vero che sta nel centro, ma sta anche nella zona Toscanini. Quindi io non so se poter fare qualche iniziativa anche lì per dare possibilità anche a quelle attività commerciali di poter fare la loro. Anche loro hanno dei problemi, quindi di fare delle cose anche lì, non lo so. Quindi questa è una proposta che faccio di ragionamento da mettere in piedi. E poi un'altra questione che voglio mettere al centro dell'attenzione, se magari, non so se questo poi magari l'assessore attività produttive giustamente dice non è che è competenza mia, forse è un altro, se ne occupa magari più la Barba Liscia. Però per quanto riguarda i giovani, qualcosa per i giovani secondo me bisogna anche fare, inventarsi qualcosa all'interno della città, perché noi possiamo dimenticarci i giovani. Quindi secondo me qualche attività culturale per i giovani, magari far organizzare qualcosa, sia da ragionare. Un'altra questione riguarda il mondo dello sport, però quello credo che possiamo toccarlo con l'assessore Caporaso, quindi credo che faremo altre commissioni congiunte per parlare appunto di attività che facciamo all'interno della città. Quindi per quanto riguarda il mondo dello sport, credo che poi ne parleremo con lei, quindi credo che si faranno altre commissioni. Però ecco, i punti che io metto un po' in evidenza e che dico all'assessore, se magari può dirmi qualcosa, oppure ne prende un po', diciamo, carico, per poter fare poi un ragionamento, ecco, di valutare di fare il cinema all'aperto non soltanto lì a Parco dei Mille, dove si fa sempre, ma anche nelle zone periferiche. E quello, magari anche, è quello di valutare la questione Toscanini, quartiere Toscanini, perché è un quartiere dove c'è anche Montarelli. E poi anche quanto riguarda la questione del mercatino, magari si potrebbe anche pensare che questi mercatini si potrebbe fare anche una serata a questi due quartieri, tipo Toscanini e Montarelli, cioè per far vivere, insomma, non so, ecco, inventarsi qualcosa che va anche al di fuori del centro storico. Va bene il centro storico, va bene le iniziative che si stanno facendo, ma pensare anche ad altre parti della città che magari vengono lasciate un po' così in disparte, secondo me invece vanno coinvolte, e secondo me si diluisce anche di più, non si concentra solo una parte, ma si diluisce anche di più la partecipazione della città stessa e la possibilità a tutti quanti di poter
diciamo, superare questo, aiutarli a superare questo momento di crisi, anche le varie attività commerciali che stanno in altri posti della città. Grazie Presidente. Grazie Giovannini. Prego Assessore. Per rispondere direttamente, perché poi magari si accavallano le proposte e mi perdo i pezzi. Allora, per quello che riguarda il discorso del quartiere Toscanini, con l'assessora Caporaso stavamo lavorando a delle ipotesi, per il momento sono soltanto ipotesi, una volta terminata e consegnata alla comunità europea, per cui lì ci sarà per poter organizzare degli eventi che possono interessare anche questo tipo, quella parte di città che è al momento, diciamo, un po' più ai margini. Quindi non è che non si stia tenendo conto di quelle che sono le periferie. Chiaramente cambia il discorso per quello che riguarda lo spostamento della rassegna cinematografica, perché per fare questo occorre che ci siano degli spazi adeguati che possano permettere il contingentamento delle persone e il distanziamento tra le stesse. Ma soprattutto io voglio anche ricordare che l'attuare questo tipo di manifestazione ha dei costi, e quindi diciamo dovremmo anche poi fare dei conti un po' più approfonditi su quelle che sono le disponibilità del settore e che possono essere impegnate appunto in questo tipo di iniziative. Quindi era questo il discorso. Chiaramente non è che ci dimentichiamo di quello che è la questione il commercio che esiste anche in altre zone. È chiaro che esiste in maniera e in percentuale molto minore rispetto a quello che è il centro storico. Quello che a noi interessa, ripeto, e torno al discorso e al concetto della aprilianità, io vorrei evitare che il cittadino di Aprilia, campo di carne, magari vada ad Anzio, ma qualche volta sia anche attirato da fare una passeggiata ad Aprilia. Quindi mantenere e tenere quelle che sono le nostre possibilità economiche all'interno del circuito cittadino. Grazie. Scusa, solo per perché giustamente dicevi il cinema all'aperto ha dei costi. Vabbè, i costi in passato, tanti anni fa è stato fatto, i costi li capisco, però se dobbiamo cercare di fare delle iniziative magari faremo uno sforzo. Quando riguarda gli spazi è normale che poi gli spazi nella zona periferica ci sono i campi sportivi, ci sono i parchi, quindi il posto per farlo in sicurezza si trova. L'importante è anche vedere magari se si può sostenere economicamente, però potrebbe essere un'idea, perché poi questi quartieri vivranno un vuoto, perché le feste di quartiere, ripeto, non si potranno fare, almeno mi sembra che questo, poi non so se lei assessore pensa che si potrebbero svolgere queste feste, ma credo che sia difficile. E quindi questo modo di aggregazione potrebbe essere una cosa carina, ecco, no? Poi non so, io i costi non li conosco, però credo che siano così esorbitanti. Scusa se rispondo direttamente, era solo un discorso di dare una risposta diretta, che era la richiesta fatta. È chiaro che ci sono le disponibilità, però tutto è valutabile, tutto è accettabile, quindi ecco, non dico condivisibile, ma comunque discutibile. Quindi ogni proposta è valida, sicuramente. Quindi non è che ci siano delle chiusure su questo tipo di preclusioni da questo punto di vista. È capire dove, e qui parlo un po' da, non voglio neanche fare la forma dell'imprenditore, dove è più conveniente spendere quelli che sono i fondi comunali a disposizione del settore del servizio che deve attuare questo tipo di attività. Poi non è che ci stiamo dimenticando delle periferie, chiaramente. Però questo è un po' il discorso che si è portato avanti anni, che sicuramente quest'anno poi, come ricordavi, le feste di quartiere e addirittura San Michele, noi oggi dobbiamo dire allo stato attuale che non è possibile effettuarle, perché io ancora andremo all'ultima martedì di Carnevale, per cui lasciamo perdere proprio quelli che sono stati gli assembramenti. Allo stato attuale è chiaro che non è possibile ipotizzare lo svolgimento né delle feste di quartiere né tantomeno del San Michele, per come lo conosciamo. Spero che possa attivare e attuare un qualcosa di più legato a un aspetto culturale. Per quello che riguarda i giovani, è chiaro che credo che il settore, più che la Barbaliscia, interessato alla loro, tra virgolette, gestione, sia proprio quello della cultura e della pubblica istruzione, nel senso che forse è quello che deve fare un po' da traino e da tramite
coinvolgere questi ragazzi e avere delle attenzioni anche per loro. Grazie. Ha chiesto la parola la consigliera Diamanti, poi ho Giusfredi. Spero di non aver perso nessuno nella chat, però mi pare, sono andata un po' indietro per vedere tutto. Prego, consigliera Diamanti. Non ho chiesto la parola io. Ho letto tutta una serie di commenti, pensavo che volesse fare un intervento strutturato, perché no, io non so se... No, posso commentare all'assessore, perché come ho scritto, cioè, la città è una e non bisognerebbe fare la distinzione periferie e città, e i cittadini, io la penso così da anni, i cittadini delle periferie hanno necessità anche del cinema, anche del mercatino e anche di tante attività come il centro, hanno necessità di un pullman messo a disposizione quando ci sono gli eventi in città. Cioè, per me è inammissibile fare sempre la distinzione periferie e centro, e si fa tutto il centro e le periferie e non hanno mai niente. Gli spazi per fare il cinema nelle periferie, io sono d'accordissimo con Giovannini, per fare il cinema nelle periferie, cioè, perché puoi utilizzare gli spazi nelle chiese, perché ce ne hanno tanti di spazi, ci sono dei parchi, cioè, dico, volere e potere, come già ho scritto. La ringrazio per l'intervento, non volevo intervenire perché io sono un po' restia a intervenire, però assessore, mi ha detto una cosa prima, bisogna condividere, ci chiami nel suo ufficio a condividere delle iniziative e dei pensieri e dei progetti, che magari insieme riusciamo a collaborare e a rendere migliore, come è stata resa migliore in questi anni, questa città. Grazie, non è una critica, è un suggerimento. Grazie. Anche perché, consigliera Diamanti, non credo che l'ufficio dell'assessore sia mai stato chiuso per nessuno, insomma, quindi mi pare più che ci chiami, credo che se veramente ci sono, ora non sto scherzando, se ci sono delle progettualità che si vogliono proporre, insomma, gli assessori sono lì anche per recepirle, quindi sicuramente. Io mi sento di intervenire soltanto per dire una cosa. Ovviamente, in quanto abitante di una periferia, non posso che essere d'accordo con quello che ha detto chi mi ha preceduto. Faccio solo presente che stiamo in un momento in cui già stiamo camminando sui gusci delle uova per organizzare qualcosa in situazioni che già conosciamo. Cioè, noi la chiusura del centro la conosciamo, sappiamo già come funziona, e comunque lì dovremo prevedere degli accessi contingentati, un po' come fanno al centro commerciale, quindi bisognerà prevedere qualcuno che conta le persone che entrano, che monitora la situazione come al mercato, che probabilmente prende le temperature, eccetera. Quindi c'è tutta una logistica, e che un conto è mettere in piedi in una situazione nota, un conto è farlo in una situazione, in un quartiere dove non si è mai fatto. Io credo che diventi un ulteriore problema anche di garantire la sicurezza delle persone. Non è prevedibile l'accesso che ci sarà, non è prevedibile tutta la logistica, e non mi risulta che nel frattempo le forze di polizia locali siano state rimpinguate di personale, quindi stiamo comunque ragionando sempre di pochissime persone che possano fare i controlli. Ripeto, però, i controlli per garantire la sicurezza degli utenti e di tutti. Uno dei temi in discussione anche a Lanci è proprio questo, cioè si sta chiedendo da più parti legittimamente di allungare l'orario di apertura dei locali, di allungarlo fino alle 2, soprattutto nei posti di mare. Però c'è da una parte la politica che spinge da questa parte, dall'altra ci sono i prefetti che chiedono alle amministrazioni locali di garantire il controllo da parte della polizia locale,
che però in quasi tutti i comuni non ha contratti che arrivano fino alle 2 di notte, per cui c'è da mettere in piedi tutta una serie di situazioni che purtroppo ad oggi non combaciano, le esigenze di un settore non combaciano con quelle dell'altro. Quindi, insomma, io credo che questa commissione debba tenerne conto e soprattutto, insomma, nei prossimi incontri che ci saranno con l'assessore Caporaso per quanto riguarda lo sport e gli input che ci sono arrivati finora, dovremmo arrivare con, forse ragionando con delle proposte un po' più operative, più che dire dobbiamo fare qualcosa. Capiamo nei limiti del controllo che si deve garantire, della sicurezza che si deve garantire, degli assembramenti che vanno assolutamente evitati, qual è questo qualcosa che noi come consiglieri comunali ci sentiamo di proporre ai vari assessori, altrimenti rischiamo che diventino un po' Scusi. Allora, delle discussioni sterili, no? Che poi non approdano a degli atti. posso? Mi scusi Presidente, posso? Sì, Fiorella, prego. Ok, non è che volevo una lezione, no? Ho Parlavo fatto. in particolare dell'intervento suo, stavo facendo proprio un cappello generale a tutte le proposte che stanno arrivando e arriveranno, perché in alcuni interventi, non il suo in particolare, ci sono state delle cose, facciamo qualcosa. Allora, se vogliamo essere operativi, forse dobbiamo calare questo qualcosa in un minimo di proposta. Io non lo dicevo a lei in particolare, ma proprio in generale a beneficio dei lavori della Commissione. Non volevo dare lezioni a nessuno, per carità, era solo per lavorare in maniera operativa. Rivolta l'assessore Caracciolo, e però volevo dire solo una cosa: la porta dell'assessore è aperta, però cioè io in particolare, può essere che succeda solo a me, vengo a sapere delle cose, non l'ultima, il mercatino questo della domenica, lo vengo a sapere dai social, questo che partirà, magari uno contributo pure su questo lo poteva dare. Magari hanno fatto delle riunioni, non so con chi, non so quando, magari se veniamo informati, magari ci fa piacere pure partecipare. Poi, come dice lei, per le entrate contingentali, forse è più semplice nelle periferie, che ci sarà un'entrata e un'uscita piuttosto che in centro, che ci sono 10.000 entrate e uscite. Comunque qui mi fermo. Grazie della parola. Grazie. Giusfredi, consigliere Giusfredi. Presidente, guardi, vedo che la Jaco Angeli ha vantato il diritto di parlare prima di me. Scusatemi, forse mi è sfuggito, ma nel monitor che ho in questo computer a me arrivano solo le ultime tre Però interventi. vedo che Ilaria Iacoangeli ha scritto prima di Giusfredi, quindi io non ho problemi, eh. Va bene, allora la consigliera Iacoangeli, io mi scuso, ma vi ripeto, vedo solo le ultime tre, quindi ho un po' di difficoltà a seguire tutto. Prego, consigliera Iacoangeli. Grazie Presidente, non ho vantato un diritto, la chat la vedo piena, avevo scritto mi prenoto, ma insomma non è un problema, voglio dire. Quindi io non vedo per specificare, non vedo le ultime tre righe, le vedo tutte, avevo scritto che mi ero prenotata e quindi ho semplicemente ribadito la prenotazione senza nessun tipo di altra intenzione. Allora, io diciamo faccio un'analisi un po' complessiva perché con l'assessore ho avuto modo di interagire diverse volte, l'ho trovato sempre assolutamente disponibile, ho sentito diciamo tutta la parte introduttiva che lui ha fatto e ho visto anche che come assessorato c'è stata anche una grande disponibilità nel cercare di intervenire su un periodo che di certo non è facile, per tante procedure da applicare, norme da rispettare, tutta una serie di diciamo di cose che già sappiamo, no? Che hanno toccato varie dinamiche. Cosa posso dire? Diciamo all'americana i brainstorming, no? Noi stiamo facendo un confronto di idee. Sicuramente il drive-in, non so, penso che l'abbiano già promosso o anticipato qualcuno, io che sto nel settore, potrebbe escludere
tutta una serie cioè potrebbe semplificare, non escludere, potrebbe essere più semplice magari, prendendolo in considerazione come attività da portare in quelle periferie che vedo che anche altri colleghi hanno sollecitato e che mi trovano assolutamente d'accordo. Io vorrei che appunto anche le periferie potessero avere delle attività da cui trarre beneficio, non per questo non aiutando anche quelle 2 giornate che sono d'accordo, il venerdì e il sabato le trovo preziose per il centro perché ovviamente assolutamente, cioè se io devo andare a mangiare un gelato, normale, no? Mi muovo in 2 giornate che magari sono state predisposte ad hoc e mi fa anche piacere contribuire con una consumazione presso un esercente a cui insomma voglio destinare quello che posso. E quindi assolutamente vorrei cercare di fare un po' una cosa e un po' l'altra, però ovviamente questo lo sa solo l'assessore e questo lo sa solo l'assessorato che agisce su tutta una serie di dinamiche. I conti poi ovviamente devono tornare e quindi quando si parla di un budget, quando si tratta di spostare delle risorse su un'operatività piuttosto che un'altra, è normale che si tenga tutto in considerazione e si debba comunque applicare una scelta. Questa è ovvio che sia così, quindi diciamo che sono solo proposte da valutare per capire poi come fare, per cercare di accogliere o scartare delle proposte che ci sono venute insomma così, in maniera diretta. Poi diciamo che io personalmente, stando un po' anche nel settore, vedo che commercianti, negozianti, tutti coloro che hanno comunque un'attività hanno sofferto tanto uno sbandamento anche di informazione, perché quando troppo e quando troppo poco. E quindi mi farebbe piacere che si continuasse a fare delle consulte con loro e che si potesse procedere su un aspetto di comunicazione tra le parti, perché fortificare sicuramente quello che sono tutte le normative, cercare di dare più informazioni possibili, lo trovo giusto e anche credo che sia utile per snellire tutta una serie di loro angosce, perché ci sono cose che alcuni di loro, a mio avviso, stanno interpretando con troppa ansia rispetto a quello che poi potrebbero tranquillamente sostenere. E cose che magari li inducono appunto a o insomma non partecipare oppure a partecipare sempre gli stessi. C'è qualcuno con cui ho preso contatto, mi ha proprio detto: guarda, io non so se riapro perché non so se sono in grado di prevedere tutto quello che c'è scritto nel DPCM. Poi alla fine parlandoci, quando erano quelle 2 o 3 cose, 5 che doveva fare, beh, allora se è così, magari forse sì. Quindi vedo ancora che c'è questa mancanza e questa un po' titubanza, ma che è figlia di tutta la paura che si è inserita in 3 mesi di lockdown e di tante informazioni che hanno girato in ogni dove, anche a volte in modo maldestro. Quindi, ripeto, la comunicazione secondo me ha un carattere proprio principale e anche il contatto e le relazioni che noi comunque come ente dobbiamo continuare a mantenere sul territorio, ma perché agevola sia noi che loro stessi questo. E quindi per le iniziative di riapertura io penso che comunque l'assessorato stia facendo un buon lavoro, sta cercando di mettere in atto tutto quello che può fare. E ecco appunto la dotazione per le riaperture, adesso ci sono i saldi, c'è lo shopping per chi potrà, ovviamente per chi potrà, e appunto cercare di insistere su questi temi che poc'anzi ho illustrato. La chiave giusta per andare avanti. Poi io con Gianfranco non ho particolari problematiche perché quando ho in mente una cosa alzo il telefono, lo chiamo e quindi ecco, mi auguro che si possa continuare a concepire sia per budget economici che possibilità di interazione sul territorio in qualche risoluzione fattiva. E, insomma, che possa aiutare tutti, sia noi amministratori nel vedere contenti i cittadini e sia anche di vedere quei cittadini che sono al tempo stesso esercenti, di vedere soddisfatte delle loro aspettative, ecco, del territorio. Quindi mi fermo qui e nulla. Grazie. Allora, la parola a Giusfredi a questo punto. Grazie Presidente. Allora, io ho ascoltato con intenzione
sia l'assessore che gli altri interventi. E devo pensare che ci stiamo muovendo nello spirito che abbiamo detto, no? Che oggi era il momento, insomma, di creare un contenitore di idee, di confronto per cercare di portare avanti una situazione che comunque è complessa e difficile. Ho apprezzato anche alcuni spunti che l'assessore ha dato. Allora, io sono probabilmente sempre molto pratico e schematico perché faccio ancora il dirigente mentalmente. Allora, io credo che noi dobbiamo fissare due cose fondamentali, no? Allora, qual è l'obiettivo? Quali sono i nostri obiettivi? Cosa vogliamo raggiungere? Allora, l'obiettivo io credo oggi che è diverso dal passato, mentre nel passato c'era l'aprile-estate, quindi un momento di dare possibilità alla popolazione di avere dei momenti di aggregazione, no? Eccetera, eccetera. Oggi invece i nostri obiettivi sono un po' cambiati, perché se ragioniamo di che cosa fare, che cos'è, noi qual è il nostro obiettivo, i nostri obiettivi? Rimangono due obiettivi. Uno è quello di sostenere le attività economiche, che ieri non avevamo, non a caso stiamo parlando di una serie di iniziative in quel senso. Quindi abbiamo questo obiettivo e abbiamo comunque anche l'obiettivo che in una situazione così tragica creare anche momenti sempre nella massima sicurezza, perché questo io credo che sia fondamentale e importante ricordarselo sempre, perché qui stiamo scivolando nel fatto che non si capisce perché per 2 mesi siamo stati chiusi in casa e ora sembra che questo Covid non esiste più. Quindi noi abbiamo una responsabilità in quanto amministratori tutti, non esiste una maggioranza opposizione, di ricordarci sempre questo dato, perché quello che vediamo in televisione può domani essere visto ad aprile. Quindi noi questo dato della sicurezza ce lo dobbiamo sempre avere presente. Però, ciò premesso, gli obiettivi sono questi due. Allora, quando si ha un obiettivo, io credo che noi dobbiamo partire da due cose fondamentali. Quali sono le nostre risorse? Allora, io penso che se è vero che sul discorso Tari, IMU, eccetera, eccetera, dobbiamo aspettare il governo centrale, eccetera, eccetera, su questo forse un po' di risorse, non ne servono tantissime, un po' di risorse le possiamo mettere. Perché se poi San Michele sarà rivisto, perché sarà chiaramente dovrà essere rivisto, eccetera, quindi non servono anche risorse forse aggiuntive, ma spostare un po' di risorse. È una scelta strategica che un pochettino dobbiamo fare. Quindi un minimo di risorse le possiamo trovare. Ma le vere nostre risorse, e di queste possiamo essere fieri tutti, perché Aprilia da questo punto di vista compete con comuni anche molto più blasonati e importanti, noi che cosa abbiamo? Abbiamo i nostri comitati di quartiere, abbiamo le nostre associazioni culturali, abbiamo le nostre associazioni sportive e abbiamo le imprese dei commercianti. Ha ragione l'assessore Caracciolo quando dice, io non lo chiamo mai, quindi non ho questa confidenza con lui, ma ho un buon rapporto. Cioè, io credo che noi non possiamo inventarci, io sono profondamente, perfettamente convinto con lui che i 2 giorni migliori sono venerdì e sabato, per tante, tante motivazioni. Però è anche vero una cosa, che noi non possiamo pensare di mettere in piedi iniziative venerdì e sabato e poi queste associazioni, che sono quelle, la prima dei commercianti e le altre, non ci seguono, perché sarebbe, secondo me, un discorso che non ha un suo perché, un suo significato. Cioè, quindi noi dobbiamo fare in modo che intorno a questa volontà di creare il venerdì e sabato dei momenti ci sia la consapevolezza e la volontà chiara e manifesta di questi. Quindi dobbiamo subito muoverci per raccogliere prima la loro adesione, ma subito in contemporanea anche la loro volontà di partecipare e di creare dei momenti, sempre in sicurezza. Quindi questa parola la ripeterò fino alla fine del mio intervento, sempre in sicurezza. Quindi noi dobbiamo anche stabilire, credo, assessore, dei protocolli per cui l'associazione chiede di fare una manifestazione, ma sottoscrive dei protocolli in cui garantisce che l'evento che viene fatto sia in sicurezza, quindi tutte le sicurezze che diciamo conosciamo perfettamente. Quindi questo credo che sia un percorso e in questo io condivido molto una cosa. Forse è il momento
Perché nella disgrazia del coronavirus o del Covid, noi possiamo anche dire una cosa, forse l'opportunità è di rivedere alcune cose che abbiamo fatto. Abbiamo sempre, forse, avuto una visione centrica, uso una parola un po' così, centrica nel senso che pensiamo sempre al centro di Aprilia, eccetera, eccetera. Forse è arrivato il momento di avere una visione della nostra città ampia, di sapere che ci sono delle periferie. Io sono stato preside a Camporicane, lì c'è una piazzetta, cioè ci sono delle attività commerciali, lì si possono fare delle attività. Ci sono tante campo verde, ma ora non vorrei ora citarle perché non voglio fare differenze. Forse dobbiamo anche avere una visione che non è centrica, forse approfittare di questo momento per portare una nuova idea, che la città di Aprilia non è piazza Via dei Lauri, eccetera, eccetera, ma può essere questo. Ci possiamo provare. Quindi, questo è il discorso. Quindi, io credo che questo sia il percorso che noi dobbiamo fare. Così come sono anche d'accordo col consigliere Lapegna quando lui dice: forse perché non facciamo a fine giugno un paio di giornate, così verifichiamo anche bene come vanno le cose. Quindi, io mi permetterei di dire. Non diamo per scontato che faremo il venerdì e il sabato se queste prime prove non vanno bene dal punto di vista della sicurezza. Quindi teniamoci anche pronti a poter dire, e in questo le opposizioni siamo d'accordo, perché queste opposizioni che vengono chiamate un po' a comodo non capisco, ma in questo senso io sono perfettamente d'accordo. Facciamo alcune giornate, vediamo come vanno le cose e vediamo pure questo discorso. Così come anche il discorso che ha fatto il consigliere Zingaretti non è di un'apertura. È chiaro che alcuni esercizi ci dicono: se io devo aprire per poi chiudere dopo un'ora, che apro a fare? Quindi forse aprire dilata un po' anche, no, l'utenza, specialmente quella giovanile è dalle 11 in poi che va nei locali. Quindi forse creare un progetto che prevede alcune giornate, diciamo campione, fine giugno, e poi da lì forse partire in forma anche molto elastica, per cui diciamo le giornate sono venerdì sabato. Se però ci accorgiamo che questa cosa non va bene, forse riuniamo solo in un giorno o viceversa, nel senso che ci teniamo una riserva perché, ripeto, il nostro sempre primo obiettivo è fare il possibile, tutto il possibile, ma nella sicurezza. Perché io ritengo che questo sia un punto fondamentale. So che sono un po' pignolo, eccetera, però ritengo questo essere un ragionamento molto importante. Quindi io credo che questo possa essere un percorso che ci può portare, diciamo, a raggiungere l'obiettivo, che è quello di poter dare agli esercizi commerciali di tutta Aprilia, non del centro, ma di tutta Aprilia, la possibilità di usare spazi esterni. E quindi in un certo senso di poter fare un certo tipo di attività, anche lì forse credo che ci sia un regolamento da dover attuare, perché un locale di 100 metri non può chiedere uno spazio esterno di 400 e quello che ha 30 metri chiedere uno spazio esterno di 100 metri, insomma. Cioè, cerchiamo un po' di capire e di vedere se si può un po' regolamentare queste richieste di spazi esterni. Io penso che noi abbiamo la possibilità di realizzare un percorso virtuoso che ci porta a raggiungere i nostri obiettivi, in primis quello di aiutare le imprese economiche, perché poi questo è il primario. Il secondario, vabbè, è quello di dare anche alle persone, forse anche quelle che possono poi meno, non andranno in villeggiatura e tutto quanto, di poter anche trascorrere qualche ora al centro o nella nostra città in una forma diversa. Però, ripeto, io credo che abbiamo, perché abbiamo le risorse, un po' economiche perché ce l'abbiamo, perché il nostro progetto e programma, anche di San Michele e di altre festività, dovrà essere rivisto. E poi abbiamo, secondo me, una risorsa che abbiamo sempre, le risorse che abbiamo sempre avuto, perché noi siamo, dal punto di vista associativo, culturale, sportivo, ma anche commerciale, veramente la nostra città, credo che faccia la differenza rispetto a molte altre. Quindi questo patrimonio sfruttiamolo bene e fino in fondo. Concludo dicendo che anche la visione, forse, che è il comune che gestisce tramite la Prologo, dovrebbe essere un pochettino rivista e un pochettino abbandonato. Cioè, il
il cinema all'aperto, il drive-in, eccetera. Voglio dire, voglio fare una cosa, cioè lo possono organizzare anche dei privati, forse a costi anche molto modesti. Cioè, non è detto che il comune o noi dobbiamo organizzare le manifestazioni, le cose. Quindi diamo spazio alla intrapresa, diciamo anche privata, che poi non è neanche privata, perché alcuni, per esempio, i comitati di quartiere hanno sempre fatto le feste di quartiere. È chiaro che non potranno fare le feste in forma tradizionale, ma io sono fiducioso perché penso che se noi diamo opportunità ai nostri comitati di quartiere, forse non tutti, ma qualcuno avrà la capacità di fare delle manifestazioni compatibilmente con i livelli di sicurezza. Io di questo sono fiducioso, spero questa fiducia, questa cambiale in bianco, ma io ripeto, penso che noi abbiamo avuto tante sorprese dalle nostre associazioni e le abbiamo tuttora. Quindi penso che noi possiamo fare questo percorso. E questo è, secondo me, il percorso che ci porterà, perché tanto poi l'ondata veramente complicata e difficile verrà ottobre-novembre. E là, vabbè, sarà un'altra situazione e vedremo che cosa succede. Però penso che il ponte da qui ad allora può essere creato in questo modo. Grazie. Giusfredi, non ho altri interventi prenotati. Sì, allora l'assessore risponde a Giusfredi. Rispondo agli ultimi interventi. Innanzitutto, vabbè, io non voglio polemizzare con nessuno, però così, io sono 2 anni adesso, come tutti gli altri che ci siamo insediati, e il primo personaggio, tra virgolette, politico che è entrato nel mio ufficio è stato Davide Zingaretti, in quanto ex allora di mia figlia, il consigliere La Pegna. E quindi, diciamo, proprio per il lavoro che mi ricordava prima Vincenzo La Pegna, io ho conoscenze un po' con tutti, ma vivo sempre in uno spirito democratico, per cui la porta è rimasta sempre aperta, è aperta tuttora perché non c'è neanche la chiave. Quindi, se qualcuno vuole lasciare un presente o un messaggio, lo trova tranquillamente. Detto questo, quello che volevo, comunque adesso scherzi a parte, quello che volevo dire è questo: qui noi, questa riunione serve anche a conciliare quelle che sono le proposte, nel senso che La Pegna ha proposto, ed è condivisa dal commissario Giusfredi, la proposta o l'ipotesi di anticipare a giugno, alla metà di giugno, le prime giornate, però dovremmo poi farla conciliare con quella che è stata la proposta del commissario Marchetti di aggiornare il tavolo con le categorie, per cui in qualche modo dobbiamo cercare di sincronizzare un po' i tempi e capire quello che vogliamo fare. Io sono d'accordissimo che prima si parte meglio è, prima abbiamo dei riscontri. La sicurezza, rispondo qui in particolare al commissario Giusfredi. Diciamo, questo è un tasto su cui siamo perfettamente d'accordo. Quando prima facevo nell'ipotesi, elencavo l'ipotesi della chiusura sulle strade, eliminando quelli che sono i gruppetti musicali che ci sono sempre stati, che tra parentesi poi si accavallavano a 50 metri l'uno dall'altro, non si riusciva mai a capire che tipo di musica si stesse ascoltando, ma proprio per evitare gli assembramenti è stata fatta la proposta della filodiffusione, per cui ci sarà questa, spero, questa musica d'accompagnamento, che non è detto che non possa anche interessare quelle che, come ricordava il commissario Giusfredi, le nostre associazioni, perché noi abbiamo anche delle associazioni culturali e coristiche che possono in qualche modo anche per una certa fascia d'età, e qui tutelo me stesso, interessare determinate esigenze anche di carattere musicale. Quindi sulla sicurezza siamo perfettamente d'accordo. C'era l'ipotesi, stavamo lavorando sul creare dei sensi unici sui marciapiedi, anche se capiamo che saranno sicuramente dei disagi, proprio per evitare che si creino assembramenti, ma non tanto, ma incroci di persone, per cui a livello di sperimentazione può essere fatta. Quindi che ne so, prendiamo Via degli Aranci, creare un marciapiede che va verso Piazza Roma e l'altro in senso contrario. Diciamo che sono tutte ipotesi, ma che io volevo condividere appunto con voi, e spero che si possa fare anche un incontro a breve e capire come possiamo rivolgerci a queste che sono sia le associazioni, sia come interagire con quelle che sono le necessità di attuare tutti i sistemi di sicurezza, che non sono soltanto quelli interni alle attività commerciali, che io do per scontato, nel senso che ognuno di noi dovrebbe comunque tutelare quella che è la salute pubblica, anche perché
come ho ricordato a qualcuno stamattina degli asili nido, noi siamo una nazione in ginocchio così come tutte le altre, ma qui se succede qualche altra cosa non credo che ci si rialzi più, per cui si rischia veramente un tracollo economico e sociale da far paura. È nell'interesse di tutti tutelarci. E tornando al discorso dell'ampliamento delle fasce orarie, ripeto quello che ho detto prima, il sindaco e l'amministrazione hanno attivato questo step, proprio perché mano a mano che vediamo che i contagi calavano, che non c'erano problemi all'interno di determinate strutture ricettive, veniva ampliato l'orario di chiusura e spostato in avanti. Quindi io spero che le cose continuino ad andare finora e questo ci permetterà di dare soddisfazione sia ai giovani che ai commercianti che a tutti noi. Grazie. Allora, se non ci sono ulteriori interventi, io direi che insomma oggi abbiamo buttato giù tutta una serie di suggerimenti e proposte e nulla vieta poi di, quando ci sarà la prossima commissione congiunta, tanto mi pare che alcune commissioni si intrecceranno e poi essendo così, diciamo, così estese, i commissari sono gli stessi, quindi insomma eventualmente se poi l'assessore ci vuole aggiornare sui lavori ce lo fa sapere nelle prossime commissioni. È appena uscita la nuova delibera di giunta regionale sulle varie attività, quindi abbiamo un elemento in più di valutazione, danno delle indicazioni su modalità varie, tra cui anche le fiere, quindi non l'ho, siccome è molto lungo l'allegato, l'ho guardato adesso mentre tu facevi l'ultimo intervento, però sicuramente ci darà qualche elemento in più. Quindi direi che se non ci sono ulteriori interventi... Presidente, chiedo scusa. Prego, Omar. Solo una cosa, sull'ordine dei lavori, perché nella capigruppo avevamo detto che va bene il confronto, va bene organizzare lavori congiunti, però fare una commissione a distanza, corposa, bisognava evitarlo. Alla fine oggi abbiamo fatto una commissione di 4 ore, e sottolineo 4 ore, a distanza, che è qualcosa di piuttosto impegnativo, perché non sono 4 ore di aula. Quindi la mia preghiera è quella di convocarci per le prossime sedute con argomenti più stretti, cioè con temi più circostanziati, altrimenti io ritengo assolutamente estenuante queste riunioni di 4 ore e poi alla fine diventano improduttive. Siccome sento la responsabilità di partecipare dall'inizio alla fine, vorrei chiedere insomma di farti portavoce presso la Presidenza del Consiglio di spezzettare, diciamo, l'analisi di questi temi. Grazie. Io sono d'accordo, è chiaro che forse questa è stata la prima, era un po' come l'ha definito Ilaria, che ringrazio perché quando mi viene citato quando viene citata la lingua inglese dagli altri mi fa sempre piacere, è stato un po' un brainstorming, era necessario fare questo primo passaggio. Però è chiaro, sì, sono d'accordo, si è molto più produttivi nel momento in cui il discorso è circoscritto. Però, ripeto, rispetto alle tante necessità che la città può avere in questo momento, un primo lavoro più globale, più generale, credo che fosse necessario. Per il resto assolutamente mi farò portavoce con il presidente di questa richiesta, che va a beneficio di tutti, insomma lo sappiamo, è faticoso per tutti lavorare in questa situazione. Allora, se non ci sono ulteriori suggerimenti e interventi, io chiuderei i lavori. C'è qualcosa, Alessandra? C'è ancora? Ho letto, sì. Mi ero prenotato io, ma per condividere il discorso che hai fatto anche no. Domenico, non avevo visto. No, scusa, perché condivido l'idea di Omar, che ci eravamo lasciati qualche giorno fa, appunto, con quella dicitura di spacchettare, perlomeno abbiamo fatto 1 ora e mezza circa di commissione inerenti ai servizi sociali. Quindi, cioè, diventano 4 ore, diventano pesanti veramente, insomma. Poi tanti di noi lavorano la mattina... arrivare, ma ci allunghiamo fino alla sera, diventa un po' pesante, poi alla fine poi manca un po' anche di la
stanchezza si fa sentire, insomma. Quindi assolutamente, guardate, io poi vengo pure da mattinate di scuola, ce n'ho altrettante di ore di video, siamo tutti d'accordo, però oggi era una situazione un po' particolare perché dovevamo fare proprio un cappello generale di queste necessità della città. È stata propedeutica, dai. Se erano insegnanti, questi problemi non ce l'avevano, erano abituati con le DAD. Come no? Buonasera a tutti, comunque. Buonasera, grazie a tutti della partecipazione. Ciao, ciao. Buonasera, arrivederci. Sì.